di dare subito la parola al segretario per l'appello e la verifica del numero legale. Un secondo, segretario. Grazie Presidente. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono le 18:41 e procedo con l'appello. Sindaco Pieroni, assente, momentaneamente assente. Vice Sindaco presente. Assessore Romanini presente. Assessore Carli presente. Assessore Principi presente. Assessore Tanfani presente. Consigliere Anticaglia. Presidente Giampaoli presente, consigliere Schiavoni assente giustificata, consigliere Guazzaroni presente, consigliere Marchiani presente, consigliere Moffa Oddone presente, consigliere Albanesi presente, consigliere Raffaeli presente, consigliere Guardianelli presente, consigliere Castagnani presente, consigliere Castellani presente. La seduta è valida. Presidente, passo a lei la parola. Grazie segretario. Nominiamo i tre scrutatori, Cristian Anticaglia, Gianluca Castagnani e Paolo Albanesi. E prima di dare inizio alla discussione dei punti dell'ordine del giorno, chiederei di mettere in votazione una inversione dei punti dell'ordine del giorno. In particolare, allora, se vedete al numero 5 abbiamo la variazione di bilancio di previsione finanziaria. Dei lavori pubblici, un confronto con la responsabile di settore, questi due punti dovrebbero essere invertiti perché praticamente prima dovrebbe essere approvato la modifica del programma triennale e subito diciamo, è propedeutico per l'approvazione della variazione di bilancio. Quindi tutto qua. E quindi diventerebbe il punto numero 5 la modifica del programma triennale, il punto numero 6 la variazione a bilancio di previsione finanziario e poi il punto numero 7 la ciclovia e tutto resta poi uguale. E quindi metterei a votazione questa richiesta di variazione di questi punti dell'ordine del giorno come illustrato. Favorevoli? Perfetto, unanimità, grazie. Allora, partiamo subito con il primo punto dell'ordine del giorno che è l'approvazione del verbale della seduta consigliare del 29/4/2022. Favorevoli, sempre per alzate di mano. Allora, abbiamo ok, abbiamo sostanzialmente esatto, mi ricordavo. Favorevoli ad eccezione del consigliere Gianluca Castagnani. Quindi 14 favorevoli sì. E una esatto, e contrari nessuno. Bene. Allora, il secondo punto è la mozione presentata dalla lista Siamo Loreto, regolarmente protocollata al numero 13349 del 4 maggio 2022, avente ad oggetto incentivazione alla difesa dell'ambiente e della salute, imposta sugli immobili per coloro che nel territorio loretano rinunciano all'edificabilità di aree proprie, piantano e mantengono il verde. Cederei subito la parola per l'illustrazione del punto alla capogruppo Cristina Castellani. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa mozione nell'ordine del giorno manca un punto fondamentale che è quella esenzione dall'IMU, che è il contenuto più forte di questo testo. Comunque vado a leggerlo. L'oggetto è incentivazione alla difesa dell'ambiente e della salute, esenzione dall'IMU
che è l'imposta sugli immobili, per coloro che nel territorio loretano rinunciano all'edificabilità di aree proprie, piantano e mantengono il verde. I sottoscritti consiglieri comunali Castellani Cristina e Castagnani Gianluca. Premesso che negli ultimi giorni del mese di aprile l'amministrazione comunale del comune di Falconara Marittima ha deliberato l'azzeramento dell'IMU per tutti quei soggetti che si impegneranno a piantare alberi nelle proprie aree già edificabili, rinunciando alla cementificazione. L'iniziativa è molto significativa per l'obiettivo di alto valore che cerca di raggiungere, ovvero la difesa e il miglioramento della integrità ambientale del territorio cittadino, scopo che ogni comune dovrebbe perseguire. Premesso che il contenimento della cementificazione nei centri urbani abitati è sicuramente da auspicare per poter vivere in ambienti più salutari, soprattutto a misura umana, in particolare per le fasce più deboli come bambini ed anziani. Tenuto conto che per l'amministrazione comunale di Loreto il mantenimento decoroso di aree verdi, di parchi e giardini pubblici, come pure la sostituzione di alberi abbattuti, costituisce un impegno economico ingente, al quale però non può assolutamente rinunciare, per quanto il verde significhi in termini di accoglienza e decoro, vista la sua fondamentale vocazione turistica. Tenuto conto che potersi giovare di un incremento di aree piantumate e curate dai privati cittadini sarebbe un'opportunità di grande valore, considerato che le piante e gli alberi svolgono una funzione ecologica e ambientale fondamentale, in quanto assorbono nelle loro parti verdi l'anidride carbonica, gli agenti inquinanti come le particelle PM10, i nitrati e il biossido di azoto, e restituiscono all'ambiente ossigeno, elemento vitale per tutti gli esseri viventi. Considerato altresì che la vegetazione con le proprie radici contribuisce a rendere stabili i terreni soggetti a movimenti franosi, e con l'ombreggiatura degli alberi viene regolato il riscaldamento del suolo e di conseguenza dell'aria. Tenuto conto che l'esenzione dalla tassa sugli immobili, IMU, potrebbe essere concessa a chi, rientrando dalla edificabilità della propria area o di parte di essa, non inferiore al 40% del totale, si impegnasse a realizzare una zona piantumata nel rispetto del regolamento comunale del verde urbano, optando per quelle piante e quelle essenze che rendono caratteristico il paesaggio della nostra regione, tenuto conto che il proprietario dell'area sarebbe tenuto obbligatoriamente ad un mantenimento ottimale del proprio verde, a conferma della propria scelta ecologica. Tenuto conto anche che potrebbero essere beneficati dalla esenzione totale dall'IMU anche coloro che sarebbero in grado di dimostrare in maniera certa di avere già piantumato le aree edificabili almeno per una superficie pari al 60% del totale negli ultimi 5 anni. Considerato ancora che la scelta dell'amministrazione comunale di promuovere il risparmio del suolo soprattutto nell'ottica del miglioramento ambientale e della tutela della salute umana, costituirebbe un messaggio importante da passare ai nostri giovani per il loro futuro. I terreni di cui trattasi entrerebbero nelle previsioni di cui alla legge regionale numero 6 del 2005, legge forestale regionale, al fine non solo della tutela dei medesimi, ma anche per l'accesso ai relativi finanziamenti regionali. Per tutto quanto sin qui premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri chiedono al Sindaco, agli assessori e al Consiglio Comunale, 1) che si proceda nella terza commissione urbanistica e anche nella prima commissione consiliare ad elaborare un apposito regolamento da proporre poi al Consiglio Comunale, che stabilisca le condizioni
per l'applicabilità della esenzione totale dall'IMU per chi piantuma le aree rese agricole in quanto già edificabili. Punto 2. Venga valutato presuntivamente a quante risorse economiche il Comune debba rinunciare adottando questo atto, tenendo conto parallelamente a quanto una ricca piantumazione possa invece portare ad un miglioramento paesaggistico della nostra città e a quanti benefici in termini di salute pubblica. Allora, questo documento ovviamente, come abbiamo indicato nelle prime righe, ha visto il Comune di Falconara essersi prodotto con questa iniziativa e questa idea. Però le buone idee si possono copiare, soprattutto in ambito di amministrazioni comunali. E quindi l'idea che ci possa essere anche da parte dei cittadini un contributo a rendere più verde, più vivibile, più sana, più ecologicamente sostenibile anche la città di Loreto, è una buona idea. Decisamente potrebbe essere una buona idea. Quindi è una proposta sulla quale ovviamente c'è il discorso delle commissioni, perché non è che possiamo stabilire senza un regolamento, va regolamentata. Quindi nel regolamento si possono indicare tutte quelle che possiamo noi scegliere proprio come indicazioni precipue e specifiche per fare l'applicazione di questo intendimento. Quindi lascio la parola a chi ha piacere di dire la propria. Da parte nostra, questa è l'intenzione della nostra mozione. Grazie. Grazie, capogruppo Castellani. Cedo subito la parola all'assessore Tanfani. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio il capogruppo Castellani per questa mozione, che personalmente mi vede d'accordo sull'andare in commissione. Chiaramente come assessore al bilancio ho preso subito spunto, le posso dare dei dati, adesso euro più euro meno, ad oggi il gettito totale dei terreni non edificati, parlo sia terreni a livello industriale che a livello edilizia o abitativo, ha un gettito per il Comune di circa 350.000 euro. È chiaro che per quest'anno, glielo dico subito, non è possibile andare ad attuare questo regolamento, chiaramente andare in commissioni per poi attuarlo nel 2023 eventualmente. Però ricordo a me stesso e a tutto il consesso che l'articolo 1,756 della legge 190/2019 prevede proprio che il MEF emani un decreto con le esenzioni, cioè con le piante da piantumare, e se non l'ha fatto fino adesso, che noi aspettiamo, magari arriva a fine anno, rischiamo, capogruppo, che il nostro regolamento sia inutile, nel senso, un esempio stupido, io ho un'area edificabile, pianto gli olivi o pianto le querce, il MEF decide che vanno piantati i pini, allora chiaramente rischiamo che l'utente che ha fatto la piantumazione non rientra in quelle piante, è costretto a pagare pure gli arretrati, chiaramente. No, c'è questo rischio, io lo dico, lo ricordo a me stesso, chiaramente speriamo che per il 2023 il MEF abbia fatto questo benedetto decreto, semplicemente questo. Grazie Presidente. Grazie Assessore Tanfani, cedo la parola al capogruppo Marchiani. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda questa mozione, anzitutto vorrei cogliere l'occasione a nome di tutta il nostro gruppo di Loreto nel Cuore di ringraziare tutte le forze di minoranza, siamo Loreto e Prima Loreto, per tutte le mozioni che hanno presentato dall'inizio della consigliatura fino ad oggi e tutte quelle che presenteranno.
perché comunque sono sempre figlie dell'ascolto attento della cittadinanza. Da parte nostra abbiamo anche noi fatto la nostra parte con delle mozioni che abbiamo presentato anche noi, ci sono stati delle convergenze, delle divergenze, come sempre capita. E detto questo, andando nel dettaglio di questa mozione, come già anticipato l'assessore Tanfani, anzi se mi permettete l'assessore Tanfani è andato anche un po' più avanti con la messa a terra proprio con la concretizzazione di quanto ci state chiedendo. Noi siamo favorevoli a questa mozione, a quanto ci state proponendo, fondamentalmente perché l'attenzione della difesa e la difesa dell'ambiente e della salute e tutto quanto più in generale può essere di stimolo al raggiungimento appunto di quanto sopra, non può che avere un parere favorevole da parte nostra, soprattutto ecco, perché si tratta di una mozione non strettamente tra virgolette politica, ma proprio in quello che richiedete ci state dicendo: ci sono queste opportunità, mettiamoci seduti e ragioniamo insieme anzitutto sulla fattibilità, sia dal punto di vista delle casse, come ricordava l'assessore, ma anche dal punto di vista del regolamento, come ecco gli esempi che ha fatto poco fa l'assessore Tanfani. Quindi, Presidente, semplicemente per dire che noi di Loreto nel Cuore voteremo favorevolmente questa mozione. Grazie, Capogruppo Marchiani. Vice Sindaco dovrebbe utilizzare il... Sì, perché quello è del Sindaco. Poi non vorrei che per la stenotipia, per la trascrizione... Ok. Prego. Buonasera a tutti, Presidente, grazie. Io vorrei riprendere un attimo le parole sia del Capogruppo che dell'assessore Tanfani. Ringrazio per la mozione, perché come è stato precedentemente detto da me, fortunatamente da circa 2 anni abbiamo trovato quasi ed esclusivamente delle mozioni propositive. Quindi questo è sinonimo di serietà e soprattutto di collaborazione. Questa emozione, come è stato detto precedentemente da me, è una mozione molto sentita, soprattutto secondo me in un periodo di cementificazione. Quindi la sensibilità, anche come ha detto giustamente il capogruppo Castellani, anche se è stata presa da un altro comune, quando le cose sono ben fatte è sinonimo, come ho detto, di serietà. Quindi prendere esempi da comuni limitrofi, quando si può attuare qualcosa che porta un beneficio alla collettività, al territorio dov'è che viviamo, è sempre una bella cosa. Come ha detto il capogruppo, Loreto nel Cuore approverà e sarà favorevole a questa mozione. Dopo ci saranno le commissioni, i tempi tecnici per poter attuare il tutto. Grazie. Grazie, Vice Sindaco Pighetti. Allora, la parola al capogruppo Albanesi. Sì, buonasera. Allora, anche a noi diciamo che è un tema ambientale che ovviamente non può che trovarci d'accordo. Ovviamente il passaggio per le commissioni, per quello che riguarda il regolamento e quanto poi è l'impatto sul bilancio, è ovvio che è molto importante. Noi la appoggiamo, però è ovvio che dobbiamo guardare e approfondire sia a livello documentale che è quello che sarà poi l'impatto del bilancio, come diceva l'assessore Tanfani. Quindi il nostro voto è favorevole in quella condizione che andiamo a verificare queste cose e troviamo un regolamento condiviso. Grazie. Grazie capogruppo Albanesi. La parola al consigliere Castagnani. Grazie Presidente. Intanto volevo chiedere all'assessore Tanfani se ci può leggere l'articolo 1,756 della... Non ce l'ha dietro?
No, perché non riesco a trovarlo su internet, a parte che qui prende poco, per vedere le specifiche e come possiamo regolarci in merito, assessore. Però se non ce l'ha dietro, andiamo sulla fiducia ovviamente. L'ha dichiarato pubblicamente il Consiglio Comunale, quindi alla fine... No, per quanto riguarda invece il regolamento che dovremo realizzare e fare una stesura in commissione, io volevo far notare che in pratica dovremmo inserire anche il fatto che la Regione Marche concede gratuitamente agli enti pubblici le piante tramite i vivai dell'Assam, cosa che feci in passato quando ero consigliere delle opere laiche, pre-fondazione. Trovato? Grazie. No, però se lo legge lei, assessore, dopo. In pratica, quando feci da solo, insieme al dottor Berré, giù alle opere laiche, una convenzione col Parco del Conero, e realizzammo un boschetto di un ettaro e mezza dietro l'attuale ristorante Miraconero, e in quel caso prendemmo gratis, grazie al vivaio dell'Assam, le piantine forestali, e oggi si può ammirare un boschetto con delle essenze arboree e arbustive che servono anche per l'avifauna di passo che si ferma in quel laghetto adiacente. Avevo anche fatto mettere dei punti d'osservazione, dei pannelli educativi. C'erano, il Parco del Conero faceva addirittura una convenzione con le scuole per portare i ragazzini a visionare le piante, imparare l'ecologia delle essenze arboree, ma soprattutto anche a osservare alcuni uccelli di passo protetti dalle convenzioni europee. Quindi io questa cosa penso che si possa anche ripetere a livello comunale, facendo dei protocolli d'intesa, degli accordi con gli stessi privati un domani, per non gravare, perché tanto le piante comunque costano, e un privato se le va a comprare dall'Assam, io guardavo il prezziario, anche poco, comunque 50 centesimi un semenzale a radice nuda, 1,20 euro essenze di latifoglie di età di un anno, quindi in un ettaro il costo è sempre limitato, ma comunque non è marginale. Quindi se il comune poi un domani prende a nome suo queste piantine e le fa mettere a dimora dagli stessi privati, con la scusa, tra virgolette, perché è una cosa positiva, della legge 113, quella del 92, sulla piantumazione di un albero per ogni nato, e l'Assam concede gratuitamente, oppure per altri scopi sociali, in questo caso avremo la possibilità di aiutare i privati stessi e una funzione anche a nostra ecologica e sociale per quanto riguarda alcune aree. Poi alcuni di questi privati che hanno aree edificabili ma non intendono più, comunque hanno difficoltà a pagare l'IMU, alcuni di loro possono essere anche degli imprenditori agricoli a titolo principale, quindi in questo caso magari un ettaro e mezzo, 2 ettari, possono chiedere sempre all'Assam oppure partecipare ai bandi regionali, in modo da avere la possibilità di piantumare delle essenze anche di pregio, quindi a livello legnoso o addirittura per la tartuficoltura. Quindi ecco, il comune potrebbe, con un minimo sforzo, abbiamo un assessore all'ambiente che è ipercinetico e iperfunzionale, alla fine anche questo sforzo potrebbe essere fatto dopo la stesura del regolamento, per incentivare questi privati nella realizzazione di piccoli boschetti, oppure anche addirittura di lasciare delle aree con degli arbusti o degli incolti, perché come sappiamo anche un semplice prato, 5.000 metri quadrati di prato danno ossigeno per 100 persone. E allora, quindi non è da poco questa cosa. Abbiamo delle zone a parco limitate, quindi, quindi ringraziamo l'amministrazione comunale per aver detto subito sì a questa proposta, ovviamente con i limiti di un bilancio che deve essere salvaguardato, e d'altronde non sarà una cosa di impatto il prossimo anno 350.000 euro così d'amblè. Ecco, quindi magari potremmo avere anche per qualche soggetto che ringrazierà l'amministrazione comunale
per poter risparmiare e non pagare l'IMU avremo magari una perdita di 20-30 mila euro, però diciamo che abbiamo fatto un'opera meritoria e sociale importante, quindi per il nostro comune, per la nostra popolazione, anche perché noi come Comune Loreto non siamo entrati nel circuito delle città sostenibili per i bambini e gli adolescenti. Non abbiamo in passato partecipato ai bandi, non avevamo tanto i requisiti sotto alcuni parametri, quindi può darsi che con queste azioni da qui alla fine della consigliatura potremmo anche avere la possibilità di accedere anche a questi bandi e pregiarci insomma anche di questa importante opportunità. Grazie. Grazie consigliere Castagnani. La parola all'assessore Fabiola Principi. Ciao Presidente, e per ritornare al discorso Assam, mi ero già informata in precedenza per le grotte, per il quartiere Grotte, perché quasi all'inizio della consigliatura era arrivata una lettera in comune dove chiedevano la piantumazione di alberi o piantine per ogni bambino nato. E prima, onestamente, prima volevamo fare questo tipo di lavoro, cioè gestire l'area verde, vedere cosa programmare a livello ludico o qualsiasi altra struttura e poi magari programmare la piantumazione, perché io mi ero informata che effettivamente per questa legge era prevista la piantumazione gratuita per ogni nuovo nato. Però dico, prima non mettiamo le piante e poi dopo magari ci troviamo che questo non lo possiamo fare perché ormai lì ci abbiamo messo la pianta. Ho detto, prima vediamo il progetto, cosa ci vogliamo fare e poi magari successivamente si piantuma. Diciamo, lì già ci eravamo un po' mossi. Allora, adesso l'assessore Tanfani sta prevedendo la sistemazione dei parchi, a breve partiranno i lavori, quindi poi dove ci sarà la necessità di ripiantumare o affrontare anche piantumare nuove piante, verde, sistemare un pochettino, come anche una proposta da me fatta, però anche lì c'è una lottizzazione, c'è da vedere un attimo la sistemazione di un appezzamento di terra, di una lottizzazione che è presente alla stazione, dove io avevo fatto la proposta di spostare il parco giochi, invece di lasciarlo sotto la strada, di spostarlo nella parte di questo appezzamento di terreno e là dove rimaneva la parte libera piantumare. Ovvio, le piante di Assam sono un po' piccoline, se dobbiamo essere onesti, cioè devono crescere negli anni. Sì, prospettive future, però intanto magari, magari da una parte si piantuma una cosa più piccola, da un'altra se ci sono le possibilità si mette una pianta un po' più grande, però lì bisogna risolvere la problematica. Per adesso andiamo avanti con il parco come collocato, diciamo che però le prospettive sono quelle di spostarlo. Ci sono diverse cose, diciamo, che stiamo analizzando come parte lavori pubblici, come ambiente, come tutto, insieme di cose, ecco. Grazie. Grazie assessore Principi. La replica, prego, prego Castagnani. Grazie. No, replico un attimo all'assessore perché guardando il riepilogo dei prezzi e il materiale vivaistico ci sono anche piante di dimensioni notevoli, anche più elevate, ovviamente costano di più, ma se per noi sono gratis, quindi alla fine questo è il prezziario. No, qui c'è scritto gratis comunque, a prescindere dalla dimensione, queste qui, per i comuni. Vabbè, poi se ne discuterà quando sarà il momento. Invece per quanto riguarda il decreto, effettivamente assessore, cioè i termini sono passati, quando i 180 giorni dal periodo in cui doveva essere adottato questo decreto, entro 45 giorni doveva essere comunque accusato, invece ancora niente. Vabbè, grazie. Bene, se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione della mozione. Del punto quindi numero 2 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità. Bene. Allora, il punto numero 3 dell'ordine del giorno ad oggetto approvazione tariffe ed agevolazioni tari anno 2002 e presa d'atto del piano economico finanziario. Cedo subito la parola all'assessore Tanfani che illustrerà il punto.
Grazie Presidente, anno 2022, no 2002. Allora, 2020, ho detto 2020. Sì, c'è stato, Scusate. No, non è un problema. Allora, purtroppo registriamo, come già annunciato in commissione, un aumento delle tariffe della Tari. Le ereditiamo, non è certo volontà di questa amministrazione toccare le tariffe, ma le ereditiamo dall'ATA. È un aumento di circa un 6% che abbiamo deciso come amministrazione di spalmare su tutti in maniera equilibrata, sia domestiche che commerciali che industriali. Abbiamo fatto tre ipotesi per avere un'idea degli aumenti. Una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento di circa 110-120 metri quadri ha un aumento di più o meno 17 euro. Un supermercato di una grandezza media di circa 376 metri quadri ha un aumento di circa 150 euro e per eccesso l'azienda più grande che insiste nel territorio comunale di Loreto di circa 8.560 metri quadri di superficie c'ha un aumento di 1.130 euro. Questo è per darvi un dato tecnico, abbiamo fatto delle simulazioni e purtroppo ne dobbiamo prendere atto perché non possiamo fare altrimenti, perché viene dall'ATA, sapete meglio di me, se volete delle cose tecniche poi la dottoressa, l'assessore Principi era presente all'assemblea e quant'altro, perciò non ci resta che purtroppo incamerare questi aumenti. Grazie Presidente. Prego, Assessore Tanfani. La parola all'assessore Principi. Brevemente, cioè gli aumenti sono dovuti all'adeguamento delle tariffe ARERA per la maggior parte e l'altra percentuale, anche se benché minima, è l'adeguamento tariffario dei prezzi da parte del Cosmari, perché comunque come sono aumentate i carburanti, qualsiasi altra cosa per le singole famiglie, sono aumentate anche per i gestori, quindi non rientrano più nelle spese di gestione. Sono aumentate le spese di gestione che comunque, ribadisco, sono una piccola percentuale, la percentuale maggiore è dovuta all'adeguamento delle tariffe ARERA. Grazie Assessore Principi. La parola alla Capogruppo Castellani. Grazie Presidente. Allora, di questo argomento giustamente abbiamo parlato in commissione. Io mi riservavo di riproporre quanto detto in particolare su un fatto che è giustissimo, perché esiste un'autorità che gestisce le tariffe e cerca di equilibrarle sostanzialmente, perché viste tutta la mole dei costi dell'attività di gestione, quindi costi di esercizio, di investimento, remunerazione dei capitali e tutto quello che avviene appunto dal servizio rifiuti, lo ripartisce numericamente per quante sono le comunità che poi conferiscono alla nostra società, in questo caso appunto il Cosmari. Faccio una piccola notazione di questo genere. Il cittadino paga sulla base del numero degli abitanti del proprio nucleo familiare e dei metri quadri. Per metà è per i metri quadri, per metà è per quante persone vivono. È un peccato che sia solo questa, perché se noi arrivassimo a premiare chi ha un buon sistema di riciclaggio, chi produce correttamente il suo rifiuto, probabilmente il beneficio sarebbe a cascata su tutto il sistema, avremmo meno indifferenziato, perché alla fine la spesa più grossa che viene ripartito è l'indifferenziato che non si ricicla, e avremmo tariffe più equanime, più giuste e anche più adatte alle tasche dei cittadini che forse vivono anche periodi non dei migliori che ci siano stati. Quindi io mi auguro che, oltre a fare
un conteggio corretto, quindi l'ARERA fa tutto questo tipo di lavoro e fa sostanzialmente quello, quindi ha una funzione e svolge quella. Però se ci fosse un grosso impegno da parte di Cosmari e attraverso il Cosmari nelle nostre comunità tutte, nei nostri comuni, perché ci si arrivasse a un incentivo anche dal punto di vista sostanziale, economico, per avere un miglior conferimento, sarebbe sicuramente tutto molto più economicamente valido. E io per esempio rammento che quando studiavo a Bologna in tanti anni lontani nella memoria, il vetro era raccolto diviso per colore. Allora c'era la raccolta del vetro marrone, del vetro verde, del vetro trasparente. Cosa significa? Significa che conferito in quella maniera, il riciclaggio del vetro che è al 100%, perché il vetro lo ricicli eternamente, non ha problemi di scorie, si ricicla, però in quel caso tu quello trasparente lo rifai trasparente, quello verde poteva andare verde, mentre quando sono mescolati come attualmente facciamo, dove buttiamo tutto, tutti i vetri di tutti i colori possibili e immaginabili, ammesso poi che non ci siano quelli che buttano dentro anche le cose che non c'entra niente, tipo il cristallo o i cocci dei piatti, questa tra parentesi per la maleducazione dell'essere umano, quel vetro lì non potrà mai diventare un vetro trasparente, perché a quel punto è mescolato con un colore e diventa solo vetro scuro. Si può riciclare solo sullo scuro. Quindi lavorare magari su un miglioramento, scegliendo come, scegliendo magari luoghi deputati ad avere maggiore sensibilità. Dico per esempio, le attività alberghiere piuttosto che quelle di ristorazione o le comunità. Se potessero avere questa accortezza, probabilmente riusciremmo in quel discorso di economia che poi verrebbe a beneficio di tutti. È un peccato perché effettivamente andiamo a incrementare un po' la spesa, non è tantissimo, è anche forse giusto che possa essere un po' su tutti, anche se è chiaro, non faremo la gioia e la felicità dei nostri cittadini, però credo che si possa fare qualche cosa di più. Non ultimo un controllo anche sui conferimenti, perché aprire un bidoncino, perché a sto punto sono ridotti, e trovare dentro l'ira di Dio è veramente una vergogna. Allora quella dei controlli magari con la telecamera mobile in zone di conferimento è previsto, è giusto, però magari incrementarlo, perché se qualcuno comincia a sentire che magari la multa arriva, magari ci pensa due volte prima di rifare la porcheria del gettare via tutte le cose mescolate. Sono tutte idee, però probabilmente bisognerà lavorarci anche con i ragazzini, perché i ragazzini magari hanno più sensibilità e crescendo gli diventa normale essere bravi. Grazie. La parola all'assessore Principi. Grazie Presidente. Abbiamo toccato la nota dolente, perché ricevo quotidianamente le foto con i contenuti dei cassonetti da parte degli operatori Cosmari, perché ovviamente mi fanno: assessore, guardi cosa c'è dentro. No, potrei dire anche le vie, perché conosco anche bene le vie, dove differenziano e dove non differenziano. Allora, io adesso ho chiesto al consigliere Guazzaroni di incontrare i presidenti, per i presidenti dei comitati di quartiere, perché è ora di iniziare a sensibilizzare la cittadinanza. È vero che da noi non c'è una raccolta puntuale con i sacchetti con il chip, perché alcuni comuni limitrofi utilizzano il chip, automaticamente vanno a fare il controllo del sacchetto, è differenziato male, ti arriva la multa a casa. E non ci sono santi, né santi né ragioni, perché io vivo a Recanati. È così, a Porto Recanati è così, e so per certo dall'assessore, che ci siamo incontrati recentemente al Cosmari, alla riunione del Cosmari, che hanno fatto diverse multe, hanno iniziato a multare perché si sono resi conto che le persone non differenziano. Dentro il cesto dell'umido ci troviamo di tutto,
E invece in realtà a Recanati hanno istituito la famiglia Riciclone, il premio che va ad essere detratto automaticamente sull'IMU, però questo si può fare solo se si applica la tariffa puntuale, cioè a ritornare non più al porta a porta, con i cassonetti, muniti di tessera e con i sacchettini con il chip, in modo tale che è tutto tracciabile. Tutto tracciabile, tanto differenzi, tanto ti viene detratto. Sarebbe l'ideale. Sembra un po' una dittatura, però in realtà mi sembra che la troppa libertà tante volte fa male, perché se dentro l'umido ci troviamo la plastica, signori miei, vuol dire che non c'è una coscienza e un senso civico e morale. Poi ce lamentiamo, ma in realtà siamo noi i primi, usiamo un plurale maiestati, se siamo noi i primi a non rispettare le regole. Cioè, nel senso, l'altro passo successivo, visto che mi auguro che saremo usciti da questa pandemia e che si potranno fare più incontri e sensibilizzare, perché io dico sempre che bisogna, le piantine vanno coltivate da piccole, iniziare dalle scuole, sì, come siamo andati, già il comandante della polizia locale ha fatto degli incontri, ma ormai siamo a fine anno scolastico, il prossimo anno scolastico inizieremo ad andare nelle scuole non solo come polizia locale con i carabinieri forestali per l'ambiente, e avevo previsto anche degli incontri per parlare di differenziata, cioè incentivare un pochettino di più l'idea, dare un input, almeno ce la mettiamo tutta, poi dopo ovvio ci sono persone, io vi dico perché me l'ha riferito sempre l'assessore di una cittadina limitrofa, che nel loro comune gli risultano 1500 persone che non ritirano sacchetti, quindi da lì è automatica la risposta. Non c'è il senso civico e morale di rispettare la natura. Io mi auguro che le nuove leve lo facciano, questo, però vanno tirati su da piccoli, cioè vanno sensibilizzati, vanno coinvolti. E quindi cercheremo di fare questo lavoro anche a livello scolastico. Grazie. Perfetto. Grazie. Assessore, e la parola al capogruppo Albanesi. Sì, allora comunque bisogna precisare anche che il servizio che abbiamo non è ottimale. Parecchie lamentele ci arrivano un po' da tutte le parti, e questo qui un attimo anche a chi ci dà il servizio bisogna sensibilizzare anche loro, bisogna stargli un po' dietro, soprattutto quello che ci hanno fatto l'anno scorso con il discorso della parte Covid. Oggi viene l'aumento, lo sappiamo, è stato secondo me fatto abbastanza con criterio, quindi l'aumento c'è stato dappertutto, non si può dir di no. Resta comunque il fatto che diciamo l'importante è che questo è uno dei tanti aumenti che ci saranno per le famiglie. Incide poco, sì, l'abbiamo detto in commissione, incide poco, ma abbiamo luce, acqua, gas, e questo è un aumento in più. Quello che noi teniamo che l'amministrazione farà è a mettere a disposizione dei fondi, perché sicuramente quest'anno avremo più famiglie che verranno a chiedere aiuto a noi, e questo va previsto, e sicuramente avremo molti di più che non le pagheranno, che poi si ripercuoterà per forza di cose su tutti gli altri cittadini. Quindi questo qui è, vi chiedo di fare attenzione e prevedere proprio uno stanziamento per aiutare queste famiglie che andranno ancora di più in difficoltà, perché i prezzi si inizieranno a sentire da quest'anno. Grazie. Bene, se non ci sono ulteriori interventi, c'è un altro intervento. Consigliere Castagnani. Grazie Presidente. Per quanto riguarda Osimo, mi sembra che all'isola ecologica, se si conferisce direttamente, sia una riduzione della Tari, Assessore. Queste cose qui ovviamente non si possono valutare, visto è vero che siamo sotto un'altra
diciamo un altro regime, tra virgolette, in senso buono del termine. Però lì fatto la pesatura, in questo caso non so se hanno una tessera o qualcosa che possa, diciamo, incentivare la buona, diciamo, la buona azione e quindi la buona pratica, la miglior best practice, come si dice. Per quanto riguarda invece i comuni confinanti, è ovvio che noi abbiamo delle zone tipo le grotte o comunque delle aree, il Pizzardetto eccetera, che confinano con diciamo comuni tipo Porto Recanati che hanno il CIP e noi non ce l'abbiamo. Quindi io immagino che tra le aree che lei vorrebbe citare ci sono anche queste zone. So che anche a Villa Musone ci sono delle criticità, quindi diciamo i zozzoni sono ripartiti in varie zone, in vari comuni e anche in varie vie loretane. Lei non, ovviamente non fa i nomi delle vie, però ovviamente diciamo che ci sono stati dei comuni che hanno nel loro periodico pubblicato, non dico le foto, ma diciamo hanno messo in alcuni casi alcune vie in cui accadeva questo conferimento errato, per dirlo. Quindi io penso che a volte addirittura il pubblico ludibrio in un certo senso possa servire un po', perché tanto una certa forma di educazione con alcuni soggetti non serve. Quindi poi c'è anche il fatto che molti non potendo fare come vogliono, oppure essendosi magari osservati perché ci sono e avete le telecamere, quindi queste cose le state già facendo, buttano magari materiali inerte eccetera nei fossi lungo le capezzagne, insomma in campagna. Questo è un problema serio, perché prima non si usava qui da noi queste cose. Io non so se, diciamo, adesso dico una cosa forte, questa usanza proviene da altre aree geografiche del pianeta o italiane, però io mi ricordo che in passato non era proprio così a Loreto. Quindi forse qualche loretano è diventato più zozzone, qualcun altro è venuto da altre località, però diciamo che è ora di metterci anche un po' più di mano ferma su queste cose. Questo è importante. Grazie. Assessore Principi, prego. Per parlare degli inerti, attualmente, visto e considerato che c'era comunque una criticità della isola di conferimento della ditta Savi, dove venivano depositati i calcinacci e quindi tutto ciò che era inerte, è stato istituito, e comunque sul sito del Comune c'è scritto, il percorso per il materiale inerti per ditte e quantità importanti presso la ditta Brutti a Porto Recanati. E in più dentro l'isola ecologica c'è un contenitore abbastanza grande, tipo container, proprio per gli inerti, dove ci possono andare i calcinacci, perché facendo riferimento proprio al discorso che spesso e volentieri troviamo calcinacci depositati nelle parti più periferiche del comune di Loreto, che spesso e volentieri non sono i loretani, e abbiamo messo anche delle fototrappole. E sarà incentivato anche questo tipo di servizio, sia per l'ambiente che per l'ecologia, diciamo per i rifiuti stessi, in modo tale, perché a me non piace arrivare all'educazione applicando determinati metodi, no? Però a volte si è anche costretti a questo, perché ho preferito prima, facciamo un incontro, ne parliamo, sensibilizziamo. Poi ovviamente tanto qualche fototrappola incomincia a fare il giro del comune di Loreto, questo sicuro, e l'abbiamo anche fatto onestamente. Il contenitore giù all'isola ecologico è regolarmente operante, perché sono andata l'altro giorno a controllarlo, lì ci possono conferire piccole quantità di calcinacci e materiali inerti, possono essere anche i cosiddetti cocci o piatti. Ecco, tutto ciò che non andrebbe messo dentro il sacchetto giallo, e anche tutto quello che viene raccolto in periferia. Una volta il COSMA rifaceva comunque la pulizia dove veniva trovato e veniva conferito nell'indifferenziata, quindi nel giallo, alzando il tariffario ovviamente, perché pesano i calcinacci. Allora, avendo messo questo contenitore, per adesso vanno a finire, perché non avendo più il conferimento della ditta di riferimento che era la Savi per noi, vengono messi in questo contenitore che poi vengono smaltiti. Quindi un percorso che credo almeno non vada ad influire sull'indifferenziata
in modo tale che non avremo successivi aumenti di tari, perché comunque viene anche bilanciato ciò che c'è da parte dell'umido, del vetro, della plastica, i vari RAE, cioè tutto ciò che si riesce a differenziare. Ecco, questo è quanto. Grazie Assessore. Possiamo procedere con la votazione del punto numero 3. Quindi approvazione tariffa agevolazione Tari anno 2022. Favorevoli? Allora, 1, 2, 3, 4, 13. Contrari? Nessuno? Astenuti? 3. Immediata esecutività, come sopra credo, quindi 13, astenuti nessuno e contrari 3. Scusate, contrari nessuno e astenuti 3, come prima. Ok. Allora, passiamo al punto numero 4, ratifica variazione di bilancio d'urgenza approvata con delibera di giunta numero 101 del 12 maggio 2022. Cedo subito la parola all'assessore competente, Tanfani. Grazie Presidente. È una variazione d'urgenza di un importo di 64.000 euro. Nella sostanza sono due importi. Innanzitutto sono stati presi dall'avanzo vincolato, cioè dagli oneri che non sono stati spesi l'anno scorso perché sono arrivati nel mese di dicembre, gli uffici non sono riusciti a impegnarli, e sono 40.000 euro per dare un incarico esterno a un ingegnere relativamente a tutti gli impianti per la progettazione e la sistemazione di tutti gli impianti sportivi di Loreto, e 24.000 euro per un'urgenza per il sesto settore dei servizi sociali. Grazie. Grazie Assessore Tanfani. Nessun intervento? Possiamo andare allora alla votazione. Favorevoli punto numero 4, ratifica variazione di bilancio d'urgenza. Allora, abbiamo 1, 2, 11, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 5, immediata esecutività, idem, come sopra. Bene, allora passiamo adesso al punto numero 5, che a seguito della variazione dei punti dell'ordine del giorno prima deliberata. Il punto numero 5 è la modifica del programma triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024, elenco annuale dei lavori pubblici anno 2022. Cedo subito la parola all'assessore Tanfani. Grazie Presidente. È una modifica del piano triennale dei lavori pubblici per due lavori in maniera particolare. Allora, intanto lo ricordo sempre a me stesso, va messa nel programma triennale tutto ciò che supera la somma di 100.000 euro. Di conseguenza in questo momento abbiamo due lavori e sono la sistemazione di tutti i parchi giochi per un importo di 122.000 euro del territorio comunale e che vengono finanziati rispettivamente con 50.000 euro per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione e 72.000 euro con l'avanzo libero, l'avanzo che parlavo prima. E in più abbiamo preso un finanziamento dallo Stato di 107.000 euro dove interverremo su tre vie particolari di Loreto, se volete ve le dico, che è via Cestocova, via Tebaldini e l'ultimo tratto di via Pergolesi. È un importo di 107.000 euro, perciò va inserito nel piano triennale. Grazie. Grazie Assessore Tanfani.
Allora, intervento della capogruppo Cristina Castellani. Grazie Presidente. Allora, 122.000 euro assessore per manutenzione straordinaria parchi pubblici comunale. In sede di commissione ci ha fatto capire che Loreto c'ha un sacco di parchi, oltre 32, giusto? Se non ho capito male. Però il problema più grosso è che diventano vecchi i giochi e si deteriorano, ma molto spesso sono vandalizzati. Allora, il problema del vandalo che va a danneggiare i nostri giochi dei bambini, perché quasi sempre non sono i bambini che rompono i giochi dei bambini, sono o giovanotti più grandi o qualcuno che si diverte in assenza di qualcosa di divertente va a fare danni. Quello che abbiamo saputo a proposito del parco di Via Marche è veramente, non vorrei usare parole terribili, però è veramente una cosa della gravità molto elevata, molto molto elevata, perché trovare dei cocci di vetro posti in alto, vetri rotti, alla fine di uno scivolo, dove allo scivolo ci va solo un bimbo di non più di 5 anni, perché se no non ci passa nemmeno più, significa avere la mente preposta a fare danni, a fare del male. E vabbè, mi fermo perché penso che condividiamo tutti questo giudizio. Gravissimo, fatto gravissimo. Io ritengo che qualche cosa si debba pensare, proporre a lungo termine, magari con un discorso preventivo di lavoro psicologico, sociale, nelle scuole, tutto quello che volete, però bisogna anche che noi adulti qualcosa prendiamo e ci mettiamo in atto per risolvere, perché secondo me, e ne accennavo ieri sera con la consigliera Guazzaroni, secondo me forse ci sarà necessità di fare un coinvolgimento anche dei nostri comitati di quartiere. Perché il comitato di quartiere? Perché il quartiere è una piccola parte della città unito da interessi comuni, perché vivono la stessa realtà. Quindi anche la parte verde, il parco, è una zona nella quale i bimbi del quartiere giocano, le famiglie si trovano magari per passare dei momenti di ricreazione, e quindi quella attenzione maggiore e quella cura visiva, perché ci sia magari la segnalazione velocissima ai vigili urbani di qualcosa che non va, chi meglio di quelli che sono stati nominati, eletti e scelti ad essere nei comitati di quartiere, io ritengo che siano le persone più giuste, perché magari il cittadino da sé non sa magari come muoversi, ma i nostri rappresentanti nei comitati di quartiere hanno sicuramente la capacità migliore, maggiore, di rapportarsi anche con le nostre autorità. Quindi fare un discorso di coinvolgimento, di responsabilizzazione, e cercare di contenere queste situazioni, perché veramente, allora, il vandalismo è un, Presidente, viene punito addirittura a livello penale, giusto? Perché il vandalismo è uno dei gesti che va a rendere dannosa un bene che è della collettività, e può addirittura arrivare ad avere sanzioni di tipo penale. Quindi prima di arrivare a questo, prima di arrivare alle denunce, però riusciamo magari a precedere il problema. Un'altra piccola cosa, Assessore, visto che parliamo dei lavori, il piano delle opere pubbliche, esatto, il piano triennale dei lavori pubblici, ho qualcosa da dirle a proposito di quello che è il progetto finanza del Monte Reale. Io avevo forti dubbi quando ne avete accennato la volta scorsa, quando abbiamo votato il piano del triennale. Poi, andando a vedere espressamente la delibera di giunta numero 70 del 7 aprile 2022, i dubbi mi sono diventati anche un po' più grandi. Soprattutto il fatto che, allora, la società promotrice garantisce la manutenzione del parco, senza aggravio economico per il comune,
quindi pota, taglia l'erba, pulisce il parco, lo chiude, anche se noi abbiamo le chiusure fatte anche dalla multiservizi, perché il parco delle rimembranze ce lo chiude la multiservizi, teoricamente avremmo potuto far chiudere il parco anche a un addetto alla multiservizi, però nel caso in cui la gestione fosse del privato, va bene, questo ci mette a disposizione la chiusura, in cambio di una valutazione 6.240 euro annui, che è la persona che prende circa 1.500 lordi al mese per fare questo lavoro. Bene, e fino a qui mi può andare bene. Poi si dice che al Comune di Loreto viene accordato l'uso gratuito per 10 giornate all'anno al fine di organizzare eventi o spettacoli con un valore stimato di euro 12.000 all'anno. Allora, il parco è un parco cittadino pubblico, non ha un costo d'accesso, quindi perché per il Comune dovrebbe essere gratuito quando è gratuito per tutti? Se il Comune nel suo parco, perché è un parco comunale pubblico, vuole fare una manifestazione, il privato gli valuta che 10 giornate l'anno gli vengono riconosciute in cambio di 12.000 euro? Scusatemi, credo che qualcosa non sia così chiaro. Allora, il parco è pubblico, il parco è aperto, non si paga un biglietto, se il Comune vuole fare lì una festa, gli viene considerata in cambio della gestione di questo privato. Ma questo privato pagasse cash il Comune, gli dà una cifra, non le 10 giornate gratuite. Perché il Comune, se fa una festa, si mette a giocare a paddle o si mette a giocare a beach volley. Cioè, credo che sia un refuso, mi auguro che sia un refuso, perché così non può essere. Un'altra piccola cosa, abbiamo parlato di tanta attenzione a cementificare, i campi di padel prevedono un fondo di calcestruzzo armato, quindi lì per 10x20 e 10x20, perché sono due campi di padel, vengono cementificati. Impermeabilizzati, ma cementificati con un massetto armato, perché giustamente se no chi gioca non ha la resa di quella che dovrebbe avere. Quindi diciamo che non è che siamo così ecologici, è un bel parco, andiamo a creare questo massetto, qualche problema ce lo poniamo. La rete intorno probabilmente non avrà la copertura, perché nel piano non prevede la copertura invernale, rimarrà aperto, ma una bella rete alta ce la dovrà mettere. Vogliamo parlare intorno a 6 metri di rete? Perché se giochi con quel sistema, la rete non deve contenere i rimbalzi che fa il gioco, quindi deve comunque non andare oltre. Io mi domando, ci saranno dei vincoli paesaggistici? Ci saranno dei vincoli dati dal rumore? Dei vincoli urbanistici? Me lo domando, sarà il caso di verificare, perché la zona è paesaggisticamente molto importante. No, 20 anni... Ah, un attimo, giusto. È previsto per 20 anni, però se andiamo a vedere nel piano che fa il privato, sostanzialmente dice che lui è convinto che già col primo anno ci fa pari e va in guadagno. C'è scritto, non me lo sono inventato, mi sono letta il planning, piano economico e finanziario, no, è scritto che al primo anno già prevede di andare a... lo so, io glielo leggo, perché ha l'accensione di un mutuo, però dice sostanzialmente che già nelle previsioni, per le ore utilizzate, per i costi, già nel primo anno va... gli investimenti, vabbè, c'è scritto, comunque, è pareggio e il livello dei ricavi, anche nella ipotesi più pessimistica, il pareggio viene raggiunto al primo esercizio ci va già a pari. Allora, scusate, l'affare chi lo fa? Spiegatemi l'affare chi lo fa. Io avevo detto l'altra volta che avevo forti dubbi su una cosa che nasce tutta dal privato. Perché non deve essere il Comune propositivo? Il Comune dice io lì ci voglio fare questo. Quanto mi costa? Tra l'altro 295.000 euro. Cioè un campo di padel
andando a leggere quanto viene a costare un campo di padel, 25.000 euro alla più grande, chiavi in mano. Un campo da beach, 10.000 euro chiavi in mano. Mette a posto i bagni, mette un baretto, per carità, non è che si spreca l'attività edilizia, però facciamo che è il comune a dominare. Il gioco lasciamolo in mano al comune, perché mi va bene che qualcuno chiuda e tenga curato un posto, però non è che in cambio di tenere curato un posto e chiudere la sera devo far fare gli affari agli altri. Magari lo fa anche il comune. Quindi, ritornando sul piano triennale, assessore, questa cosa del progetto finanza non mi convince per niente, non ci convince per niente. Quindi abbiamo avuto buona volontà vedendo tutti i lavori l'altra volta, ma questo in particolare ci lascia estremamente dubbiosi sulla effettiva buona riuscita e senso positivo per la nostra città. Secondo noi non è la strada giusta. Grazie. Grazie capogruppo Castellani. E la parola all'assessore Giovanni Tanfani, poi al capogruppo Albanesi. Grazie Presidente. Allora, al capogruppo Castellani dico che la modifica trattava solo di due argomenti, non c'entrava il padel chiaramente, però mi dispiace che voterà contro o si astiene. Comunque, per quanto riguarda i parchi, abbiamo fatto già un summit sia con il sindaco che con l'assessore Principi. Abbiamo già messo a preventivo, perché giustamente non è il bimbo che distrugge il gioco, ma è l'adolescente che purtroppo distruggono giochi e non solo giochi, panchine e quant'altro. Perciò già, come le dicevo, col sindaco e l'assessore Principi abbiamo deciso che una parte dell'avanzo investiremo in telecamere da mettere nei parchi più importanti e grossi. Sì, le ribadisco il concetto che sono 32 parchi giochi nel territorio comunale, sono tantissimi, e avete visto dalle spese che purtroppo è estremamente oneroso. Mi fermo qui, grazie Presidente. Grazie, assessore Tanfani, capogruppo Albanesi. Sì, allora mi riaggancio un attimo a quanto detto dalla consigliera Castellani e capogruppo. E veramente quel particolare lì anche a noi aveva fatto strano il giorno zero, che ce lo siamo trovati in votazione, non sapevamo nemmeno di chi fosse quel progetto. Io l'ho scoperto perché mi ha telefonato una persona dicendomi chi era, e noi eravamo andati a votarlo e non sapevamo di chi era. Allora, il problema è un altro, perché a un'altra società ha dovuto costruire a spese proprie, che poi farà una donazione, e ha un costo di impianto che è pari a 90 e passa mila euro. Qui un campo gli costa 25.000 euro. Sicuramente per l'utente sarà una spesa importante, perché qui si parla, l'utente, scusate, per chi la realizza si parla di una spesa importante, perché sono 295.000 euro. E nello stesso tempo abbiamo fatto costruire un altro campo da un'altra parte, che molto probabilmente si faranno concorrenza l'uno e l'altro. Quindi in un contesto dove il comune già ci guadagna poco o nulla, siamo andati a mettere in concorrenza anche, potenzialmente in concorrenza anche altre due associazioni. Spero almeno che ci siamo tutelati con fiduzioni o altro, perché secondo me nel giro di qualche anno, visto che non ci sono le coperture, visto che quella zona è parecchio esposta e di conseguenza tutta questa rotazione di campi, di giocatori, difficilmente ci sarà, perché visto le strutture qui intorno, Porto dei Canati ed altri, non hanno questi grossissimi introiti,
Abbiamo aggiunto il beach volley, ok, ma se il beach volley, io penso che la gente va a giocare al mare, però va bene, l'importante, io spero che... spero che almeno su quello ci siamo tutelati. Comunque anche questo, come parecchie volte succede, noi l'abbiamo scoperto al momento della votazione in consiglio, e a noi questo non, purtroppo non ci piace, e pertanto siamo contrari. Grazie capogruppo Albanesi. Parola al sindaco. Grazie Presidente, ma credo che questi consigli siano anche, secondo me, gestiti bene dai consiglieri. Gli interventi sono tutti preziosi perché ognuno porta proprio la sua esperienza e il suo modo di rappresentare. Intanto, per quello che riguarda questo punto all'ordine del giorno, a noi sta, come voi tutti sapete, ormai sono circa 2 anni che i ragazzini, tutte le famiglie aspettano la sistemazione di questi parchi e giardini, perché noi abbiamo 34 tra parchi e giardini, quindi diciamo il verde pubblico in generale, e voi capite che una città di 17 km quadrati avendo 34 parchi significa che negli anni ha fatto una scelta molto molto forte, molto molto importante. Se pensiamo che in alcuni comuni a noi limitrofi, più o meno con la nostra popolazione, con l'estensione territoriale più o meno uguale, ne hanno 3 o 4. E allora è chiaro che questa scelta va poi, che è avvenuta in questi anni, è giusto che le amministrazioni, in questo caso parliamo della nostra, la attenzionino fortemente. E allora l'impegno economico è un impegno economico importante, era una, come dire, uno dei nostri punti all'ordine del giorno che avevamo messo nel nostro programma elettorale, che era quello di riqualificare, rivedere, risistemare, ecco, diciamo così, risistemare i nostri parchi e giardini, dando, come dire, maggiori spazi idonei ai ragazzini o quant'altro. Allora, questo, ripeto, è una scelta molto, molto importante. Infatti, questo punto all'ordine del giorno riguarda 2 questioni. In particolar modo i parchi e i giardini tanto attesi, anzi dopo questa serata del Consiglio, qual è l'altro impegno ancora più forte dove come amministrazione, questo sì, dobbiamo dimostrare la nostra capacità programmatica e organizzativa, cioè quello che entro il mese di giugno, io dico almeno entro il mese di giugno, si riesca a sistemare, quindi fare la gara, fare le procedure e quant'altro, e poi dare e veramente realizzare concretamente questi spazi, in modo che l'estate possa essere fruita in maniera importante da parte di tutti questi nostri ragazzi. Quindi questo è un ulteriore momento gestionale a cui non vogliamo assolutamente sottrarci. Poi abbiamo queste 3 vie che fanno parte di un progetto che già voi avete già più volte portato, valutato e discusso sia in Commissione che in Consiglio, quindi con le opere pubbliche. Queste sono ulteriori più di 100.000 euro che vanno ad aggiungersi a tutte le iniziative, a tutti i progetti. Penso ad esempio a Via Breccia, che inizierà, ci auguriamo, entro i primi di giugno al massimo, e a tutte le altre vie che sono programmate, che l'obiettivo è quello di sistemarle, cioè fare gli interventi asfalti entro la stagione estiva. Aggiungo questo perché vedo che non vorrei che pensiate che noi portiamo sempre le variazioni alle opere pubbliche, ma continueranno ad arrivare queste variazioni, perché adesso avremo anche l'avanzo d'amministrazione, avremo anche altre opportunità del PNRR, e ogni volta dovremmo fare, legittimamente, non lo discuto, la normativa prevede che dovremmo fare un passaggio in Consiglio Comunale. Quindi in altre occasioni vedrete altre proposte, altre chiaramente che vanno all'attenzione del Consiglio Comunale, ma io credo che sia anche democraticamente giusto, perché poi tutti i consiglieri, che poi sono i rappresentanti del territorio, possono portare il loro contributo e poi portare fuori anche all'attenzione dei nostri concittadini. Quindi questo per quello che riguarda lo specifico punto. Io credo che sullo specifico punto, poi alcune riflessioni velocissime le faccio anche sul project, però noi dobbiamo oggi votare, lo ricordava la consigliera Castellani, il punto. Poi dopo
nello specifico, nell'intervento credo che sia anche giusto ragionare su tutto, quindi sugli impianti sportivi e quant'altro. Per quello che riguarda il project, noi intanto chiaramente quella è la prima delibera, adesso quando uscirà la pubblicazione sul bando del, noi abbiamo fatto la stazione appaltante, in questo caso sarà il comune di Macerata, se non sbaglio, il comune di Macerata, e chiaramente il bando sarà, come dire, ancor più dettagliato, ancor più perfezionato, perché poi dobbiamo pensare che questo bando che uscirà è un progetto e quindi significa che possono partecipare anche altri soggetti che lo vogliono, chiaramente. Quello che alcune questioni tecniche, io sulle questioni tecniche di solito non entro, ma vorrei precisare perché poi avremo modo di approfondirlo. Per quello che riguarda ad esempio le reti, non ci sono reti, ci sono delle strutture in plexiglass, sono strutture in plexiglass, quindi non ci sono reti, cioè i paddle stanno all'interno delle strutture in plexiglass, già previste, già predisposti, non è che poi viene aggiunta a questo un'ulteriore rete, ecco, perché già il percorso è questo qui. Però noi attenzioneremo anche quello che avete, perché per quello che io ricordo, ma lo approfondiremo, il senso di queste 10-15 giornate, oltre la chiusura e l'apertura, non sono per l'impianto generale, perché sappiamo bene, riguardano l'utilizzo degli impianti loro. Il nostro percorso era degli impianti loro, cioè loro mettono a disposizione della città delle iniziative, non so, quando ci sono dei progetti, delle manifestazioni, i loro impianti, cioè mettono a disposizione. Questo è quello che, però, ecco qui, prendetelo col beneficio di inventario, ma credo che sia quello l'intento. Come ad esempio anche gli ausiliari del traffico che aprono e chiudono, ma l'obiettivo nostro è quello che la chiusura, ad esempio nel periodo estivo, avvenga non alle 8 o alle 10, può avvenire, può essere anche un po' più allungata, cioè quindi non possiamo chiedere agli ausiliari del traffico di arrivare magari, non so, alle 11, a mezzanotte, durante il periodo estivo. Cioè questo è un progetto che è abbastanza articolato, come ad esempio questo spazio occupa un'ulteriore parte, un ulteriore 25% dell'impianto del campo sportivo Montereale. Noi abbiamo altri spazi che possono essere utilizzati per eventi, manifestazioni di carattere culturale, sociale o quant'altro. Quindi diciamo, questo progetto non va a inficiare il percorso che già per il 50% era fruito già in maniera anche egregia, in maniera giusta, da parte dei cittadini. In questo progetto, ma questa è un'iniziativa nostra, con il consigliere delegato allo sport Cristian Anticaglia, stiamo verificando la possibilità di rendere più polifunzionale anche la pista di pattinaggio. Cioè a Loreto, ad esempio, abbiamo pensato che manca, sempre come giochi amatoriale, un impianto di basket. Quindi abbiamo pensato che quello spazio potesse essere fruito in maniera polifunzionale anche mettendo due cesti da basket con le norme di sicurezza che saranno necessarie, proprio per dare la possibilità ai ragazzini di divertirsi anche da questo punto di vista. Ecco, quello spazio noi vogliamo che sempre più diventi un momento di aggregazione forte e importante, e il più, come dire, fruibile possibile e il più utilizzato possibile per tutta una serie di iniziative e quant'altro. Ecco, quindi credo che per quello che riguarda il project sarebbe mio impegno approfondire ancora, ma ecco, è un percorso che a mio avviso potrà dare un respiro ancora più interessante alla città. Le iniziative dell'associazione tennis, che moto proprio ha voluto donarci un campo da padel, noi l'abbiamo presa con grande soddisfazione, grande piacere, perché ritengo che una società che ti dona un campo da padel è sempre un beneficio che rimane a tutta la città. Per quello invece che riguarda lo specifico argomento, ecco, io credo che la votazione debba venire sullo specifico argomento, non sulle altre questioni, seppure è stato legittimo e giusto valutare anche altre situazioni. Però il punto all'ordine del giorno è quello che riguarda i parchi e i giardini e queste tre vie, ma
questo punto per noi è fondamentale per quello che riguarda la sistemazione e riqualificazione dei parchi e dei giardini che ormai veramente l'intera città aspetta. Grazie Sindaco, la parola al Capogruppo Albanesi. Sì, signor Sindaco, un paio di precisazioni perché allora qualcosa non mi torna. Allora, è giusto, siamo sostanzialmente un piccolo paese e abbiamo tanti parchi. Li abbiamo fatti tanti per fare contenta la cittadinanza. È ovvio, si fa, no? USA. Adesso magari prossime elezioni ne faremo un'altra 20 se c'è bisogno. Però io sono pienamente d'accordo su questo. Però quando io vado poi a cercare dei soldi per sistemarli, non basta sistemarli, devo mettere a bilancio ogni anno una cifra per tenerli a norma, cosa che a noi negli anni questa ci è mancata, perché in realtà non abbiamo fatto mai la manutenzione, perché sa qual è il problema, signor Sindaco? Che noi inauguriamo tanto, 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 e oggi siamo di fronte a tutte strutture inagibili. Perché? Perché poi non facciamo manutenzione. Purtroppo quello che a me dispiace ogni volta ripetere è che noi non basta promettere alla gente vi facciamo una struttura, poi dopo dobbiamo garantire tutti gli anni la manutenzione, cosa che noi questo non lo facciamo e sistematicamente va tutto in malora. C'abbiamo anche quello che riguarda il parco, un campo da calcetto giù a Villa Costantina che è stato inaugurato e da quella volta non è stato toccato, è in condizioni pietose. Quello è un esempio, però allora quello che sta giù sotto le via Terzato, lo so, però da noi mi ricordo che abbiamo fatto anche la partita inaugurale all'epoca e da quella volta non è stato più toccato. Cioè, però il significato è quello, noi ok facciamo nuovo, ma dobbiamo mettere poi sistematicamente a bilancio le somme per tenerli, altrimenti ogni 4 anni, 5 perché quando c'è un'elezione, si rifà tutto da capo. E questo qui ci porta purtroppo a non introitare ma solo a spendere. L'altra cosa, lei diceva di Via Brecce, la prossima settimana inizieranno Però ricordo che via Brecce ancora non è stata sistemata la parte delle fognature, quindi pertanto anche lì bisogna che un attimino ci andiamo a guardare. Un'altra cosa, questa non l'ho capita, è una domanda che le voglio fare, è quando ha detto che praticamente le ore che la società che gestirà, che farà questi campi, ci darà a noi come comune. Ci darà 20 giorni che noi paghiamo. Ah, no, quello non è. Ci mette a disposizione il campo. Ok, ci mette a disposizione il tempo, diciamo. Va bene, e per quello che riguarda gli altri problemi, l'ho accennato adesso, la manutenzione bisogna metterla tutti gli anni. Grazie. Grazie, Capogruppo Albanesi. La replica dell'assessore Tanfani. Grazie Presidente, respingo al mittente totalmente le accuse infondate del consigliere Albanesi. Sa benissimo che dal momento del nostro insediamento abbiamo incominciato a sistemare immobili, abbiamo cominciato a sistemare tutte le proprietà del Comune di Loreto. Lo sa benissimo questo, perciò è inutile che lei faccia perennemente polemiche sotto questo aspetto. Il campetto laggiù dei parchi che dice lei alla villa, infatti nel progetto dei 122.000 euro, caro Albanesi, si rifà la rete, si rimettono i canestri per il calcetto, per il basket, perciò vengono rimessi tutti a nuovo. Il problema è che dal momento che finiranno i lavori a un mese, purtroppo, subiremo altri atti vandalici. Lo sappiamo per statistica. Come le ho detto con l'assessore Primci, lo ripeto a me stesso perché forse non l'ho detto
o mi sono espresso male, allora me lo ripeto prima a me stesso, con l'assessore Principi e il sindaco abbiamo fatto un summit per mettere le telecamere, altre telecamere sui parchi più importanti. Chiaramente adesso lei ha nominato il parco più grande di Loreto, che è difficile da coprire tutto a livello di telecamere, tra virgolette. Abbiamo già chiamato l'Enel Sole per potenziare anche la luce in quel parco per la notte. Non è semplice, non è semplice. Sapete benissimo che sopra il parco abbiamo continuamente atti vandalici nei confronti delle macchine di chi ci abita. Abbiamo chiamato la questura, i carabinieri, questo chiaramente la dottoressa Principe si è attivata col comando dei vigili, ma non riusciamo a risolvere il problema. Per quanto riguarda gli immobili, come lei dice che è tutta demagogia, non è vero, perché adesso lo ricordo a me stesso, Presidente, abbiamo sistemato a livello catastale, a livello documentale tutto il salvo d'acquisto che non esisteva da illore tempo. Io avevo 6 anni quando è stato inaugurato, ce n'ho 57, si figuri, l'abbiamo fatto noi, almeno fino ad oggi abbiamo un impianto sportivo a tutti gli effetti. Poi non è a norma, stiamo lavorando, appunto, i 40.000 euro che sono stati dati al tecnico esternamente servono per mettere a norma tutti gli impianti sportivi, perciò mi sembra che questa amministrazione sta investendo sia soldi pubblici che forze per sistemare la situazione. Ricordo a me stesso, sempre lo ricordo perché me le scordo io ogni tanto, che negli impianti sportivi, tutti gli impianti sportivi, perché qui quando parliamo di impianti sportivi si pensa solo al calcio, perché qui ce l'abbiamo col calcio, ci abbiamo il tennis, spogliatoi, calcio, ci abbiamo 3 società di calcio, calcio a 5, perciò ci abbiamo vari campi, ci abbiamo il palazzetto dello sport dove praticano la pallavolo, abbiamo il tennis dove rifaremo gli spogliatoi e metteremo tutto a norma. Purtroppo siamo un ente pubblico e come ente pubblico dobbiamo seguire determinate procedure. Chiaramente ci vuole del tempo, ci vuole del tempo. Abbiamo sistemato il pala congressi, manca l'ultima commissione e sarà sistemato il pala congressi. Abbiamo già messo mano al teatro. Purtroppo ci vuole il tempo, le bacchette magiche non ce l'hanno data quando siamo diventati consiglieri comunali e assessori, però ci mettiamo del nostro meglio e stiamo intervenendo dappertutto. Come ho già preannunciato, interverremo anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno di questo edificio per dar sì l'accesso sia agli uffici più alti, cioè all'ufficio del sindaco, che in sala consiliare ai portatori di handicap. Perciò abbiamo messo mano ovunque, è chiaro che ci vuole il tempo. Grazie Presidente, l'ho ricordato sempre a me stesso. Grazie Assessore Tanfani, replica del Capogruppo Albanesi. Allora, innanzitutto non riesco a capire perché si agita così tanto, visto, eh sì, ma non c'è bisogno, perché in fondo quello che vi ho dato fino ad oggi sono tutti i consigli, perché la mia lettera fatta all'ufficio tecnico, dove vi metteva in guardia che avete fatto delle nuove concessioni con le strutture inagibili, era un consiglio per voi, cosa state facendo? Poi oggi si accorge, nel 2022 si accorge che c'è il campo non accatastato, e quando ha fatto la delibera di giunta non lo sapeva che quel campo, metà era piscina ancora, metà era campo sportivo? Lo sapeva dal 2019 almeno, ma di cosa stiamo parlando? Allora, no, però il 2020 c'era, il 2022 quando ha rinnovato la concessione, lei c'era, l'ha rinnovata lei, non io. Però noi dobbiamo essere costruttivi, perché qui poi qualcuno andrà in fondo e vedrà quello che viene fuori. Noi dobbiamo essere costruttivi, mi sta bene. Allora, è il secondo anno che state qui, non è più 6 mesi. Tutte queste cose, le barriere architettoniche, se non eravamo noi che in vari consigli alzavamo anche la voce, ancora le barriere architettoniche stava lì. Allora, si deve rimanere un attimo. Scusate. Si sente? Scusate. Allora, per il discorso delle barriere architettoniche, il problema
No, sto calmissimo, sono rilassatissimo, perché il problema non è il mio, è il vostro. No, che quindi... adesso abbiamo un impianto funzionante. Ah, giusto, questo è nuovo. Questo giusto, è un impianto giusto. Nuovo. Questo si sente, devo dare atto. Si sente troppo. Allora, lì il problema delle barriere architettoniche era molto grave, l'abbiamo più volte noi richiesto questa cosa, e dentro i vari bilanci basta andare indietro, non c'era niente. Poi è bastato che due persone nel giro di pochi giorni non potevano entrare in comune, e allora se non è vero, e guardi i suoi bilanci vecchi, le ha messo con un finanziamento che forse prendevamo nel 2035, e quindi queste persone per anni non andava bene. Quindi io dico, vogliamo essere costruttivi? Sì, lo dobbiamo essere. Però prendersi dei meriti un po' così, se non c'erano le lettere di qualcuno, probabilmente le mani lì non ci si mettevano. E poi un'altra cosa, le ripeto, una struttura è agibile quando c'ha l'ultimo certificato, che tutto è agibile. Quindi tutto quello che riguarda i patrocini e cavoli vari, se la struttura non è agibile, non è agibile, punto. Solo per ricordare, le stiamo mettendo a posto, sono contentissimo. Le voglio vedere a posto, da Loretano, parlo. Grazie. Grazie Capogruppo Albanesi. Possiamo procedere con la votazione del punto numero 5, modifica programma triennale dei lavori pubblici. Favorevoli? Contrari? 1, 2, 3. Astenuti? 2. E immediata esecutività, 12 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Allora, il punto numero 6, non so perché è rimasto acceso. Ok, punto numero 6. No, l'ho fatto il 5. Era questo. Era questo perché c'era l'inversione della... Esatto, abbiamo invertito sulla base della necessità di... Ok, ci siamo. Punto numero 6, variazione di bilancio. Sì, variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267 del 2000. Credo che il punto venga trattato, e se mi chiede la parola gliela cedo subito. Prego. Scusi Presidente, un attimo, perché stavo pensando che abbiamo avuto 2 anni di Covid, noi di bilanci Covid, lo ricordo sempre a me stesso Presidente, perché ogni tanto me lo scordo. Allora, variazione di bilancio, è una variazione di bilancio di circa 800.000 euro, dove andiamo in entrata a rettificare dei contributi statali, regionali e privati, andiamo ad aumentare le multe per quanto riguarda il reparto vigili urbani e il reparto autovelox della statale e non della provinciale. Praticamente li mettiamo al valore reale che abbiamo incassato nel 2021, con il valore a consuntivo del 2021, perciò sono dati reali, visto lo ricordo sempre che l'anno scorso è stato un anno abbastanza pesante con il Covid, visto che sembra, lo dico a bassa voce, stiamo prendendo una normalità e di conseguenza un afflusso di autovetture e quant'altro, l'abbiamo ritenuto di portare questi due indici al valore reale di chiusura dell'anno scorso. In più abbiamo messo delle differenze sempre in entrata per quanto riguarda le tasse, perché come già preannunciato circa un mese fa quando abbiamo discusso del bilancio, come ufficio i controlli a inizio nostra legislatura venivano fatti dopo 5 anni, abbiamo cambiato procedure, siamo scesi a 3 anni e come le dico Presidente,
il nostro scopo è arrivare a 2 anni di fare accertamenti. Ciò cosa comporta? Comporta una maggiore spesa da parte dell'amministrazione, cioè lo Stato ci riconosce di essere comune virtuoso, ci dà la possibilità di spendere, salvaguardando sempre il fondo rischi, perché se aumentiamo le entrate aumentiamo automaticamente il fondo, che copre quasi il 95-96% di tutti i nostri crediti. Automaticamente viene adeguato anche il fondo. Con queste entrate che cosa andiamo a finanziare? Andiamo a finanziare in maniera particolare il primo settore, che era stato sacrificato in base al bilancio di previsione. Andiamo a finanziare il terzo settore a livello di operai, cioè manutenzione edifici, manutenzione parchi, potature e quant'altro, e andiamo a finanziare, a aumentare una voce importante, almeno io credo, la raddoppiamo addirittura per quanto riguarda i centri estivi. Infatti passiamo da 20.000 a 40.000 euro. Questa in sostanza è la variante, ed è un importo totale, adesso glielo do con precisione, Presidente, di 874.437.000 euro. La ringrazio e resto a disposizione. Grazie Assessore Tanfani. Se non ci sono interventi. Possiamo andare direttamente. Prego Albanesi, prego Capogruppo. Sì, solo una domanda. Per quello che riguarda il terzo settore, dove diceva che fa per quello le manutenzioni degli immobili, non ho visto, per colpa mia ovviamente, quanto è stato destinato alla messa a norma, diciamo, degli alloggi ad uso sociale e altro, perché lì ha bisogno di, se non sbaglio, delle manutenzioni importanti, avendo dentro delle famiglie che molto probabilmente qualcuna si corre il rischio di doverla ricollocare. Quindi è stato previsto qualcosa che a me è sfuggito. Okay. Assessore Tanfani, la sua replica. Grazie Presidente. Allora, intanto vi do una notizia, che l'avanzo di 1.550.000 euro rotti che potevamo spendere dal primo di agosto, grazie a un decreto della Presidenza dei Consigli, con la Presidenza dei Consigli lo possiamo utilizzare fin da subito. È stato pubblicato lunedì o martedì, se non erro, in Gazzetta Ufficiale, aspettavamo solo l'ufficialità. Perciò sin da abbiamo dato immediatamente input a tutti gli uffici di accelerare il tutto. E non è in questa variazione, ma abbiamo già previsto con la dottoressa Principi una somma che è da destinare, perché dopo sarà più preciso l'assessore Principi, sta aspettando, io la chiamo sempre la lista della spesa, per poi destinare la somma precisa per sistemare tutti gli appartamenti di proprietà del comune. Perciò verrà finanziato con l'avanzo di esercizio. Grazie Assessore Tanfani. Replica del Capogruppo Albanesi. Sì, solo che la cosa importante era, io come ho chiesto, poi ne stavamo già parlando anche con l'assessore Principi, perché io tempo fa avevo fatto un'altra lettera che parlavo delle differenze tra quello che era sul DUP e quello che era su altri documenti presenti in comune, riguardo i numeri civici, gli accatastamenti di 2 o 3 appartamenti, quindi non so come stati conteggiati a livello di reddito, di introiti del comune, perché
addirittura risulta un appartamento, in realtà ce n'è due con due inquilini dentro diversi, quindi c'era tante cose che andava viste, soprattutto avevo segnalato di verificare con urgenza perché in un civico che risultava non agibile da una relazione comunale, e in quello stesso civico c'era altre tre o quattro famiglie, quindi avevo chiesto con un po' di urgenza di verificare se quegli altri appartamenti comunque avevano l'agibilità oppure no. Io non ho saputo più niente, non sono stato più informato di nulla, ma resta il fatto che io avevo segnalato, attenzione, che lì c'è un civico di quanto riguarda i documenti comunali non miei che risulta inagibile da una relazione dell'ingegnere del comune. E poi a seguito di quello il stesso civico, altre tre o quattro famiglie nel civico inagibile. Io avevo chiesto di verificare lo stato degli altri, quindi era fondamentale che venisse fatto qualcosa, perché qui si parla di sicurezza. Ok, il bilancio, facciamo questo, è tutto bello, però io partirei prima dalla sicurezza. Io avevo accennato questo, l'avevo scritto proprio, non ho avuto più nessuna risposta. E mi sembra abbastanza grave la situazione. Grazie. Grazie capogruppo Albanesi. La parola al consigliere Raffaeli. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io invece volevo soltanto porre l'accento e l'attenzione sui 40.000 euro per i centri estivi. Ho ricevuto moltissime telefonate, messaggi da famiglie in cui appunto mi chiedevano informazioni, e quello che sono riuscita a dare è stato molto poco dopo la commissione di lunedì, e cioè che erano stati stanziati questi soldi e che molto probabilmente sarebbero stati convertiti in voucher per le famiglie sotto presentazione di ISEE, se ho capito bene. Non ho capito bene, me lo spiegherà lei. E appunto perché non è chiaro ed è tardi, quindi qualsiasi cosa deciderete di fare con una delibera, quello che chiedo per i cittadini loretani è chiarezza, profondità di chiarezza, perché non ci abbiamo capito molto fra tutti. Grazie. Cedo subito la parola all'assessore Romanini. Prego. Grazie Presidente, e rispondo subito alla consigliera. E con l'assessore vice sindaco Pighetti e l'ufficio stiamo provvedendo. È nostra intenzione infatti formulare una sorta di progetto simile a quello dell'anno scorso, ma in questo caso volevamo andare molto di più incontro alle famiglie. E siamo in ritardo, è vero, ma non del tutto, perché anche altri paesi limitrofi sono all'incirca allo stesso punto nostro. E a differenza dell'anno scorso però ecco, lo Stato non prevede dei ristori, quindi ecco, la variazione è stata determinata proprio da questo motivo. E proprio stamattina ci siamo incontrati, l'assessore Pighetti può dimostrare questo, e abbiamo visto che abbiamo tantissime famiglie con ISEE, e ecco, speriamo che ci siano sufficienti. La parola all'assessore Pighetti. Grazie. Prego. Confermo quanto affermato dall'assessore Romanini. Per quanto riguarda i tempi tecnici poi del progetto che stiamo mettendo in piedi, il riguardo ai centri estivi, non penso che se poi l'intenzione dell'amministrazione comunale come poi ho comunicato verbalmente, perché ci siamo sentiti con un consigliere di minoranza ieri pomeriggio che ha domandato informazioni, e io ho dato le informazioni che in parte ha comunicato adesso l'assessore Romanini, è proprio quella di dare un aiuto economico alle famiglie, a differenza degli anni passati e gli ultimi due che è stato dato un aiuto economico a quelle associazioni o quei soggetti che hanno organizzato i centri estivi. Quest'anno, come è giustamente
sulla mozione precedente il capogruppo Albanesi, un aiuto economico alle famiglie del nostro territorio. E devo dire che poi, come ha detto giustamente l'assessore Tanfani, è un impegno importante, 40.000 euro, che poi io ho scaricato dal comune di Ascoli Piceno la delibera che loro hanno approvato riguardo allo stanziamento dei contributi per i centri estivi, che loro hanno utilizzato la stessa metodologia nostra, e loro anche a fronte di una popolazione di 46.000 abitanti, loro hanno stanziato 20.000 euro. Noi abbiamo raddoppiato l'importo proprio per dare un aiuto economico alle famiglie, perché questa è una cosa molto importante. Dopo 2 anni di Covid, purtroppo la situazione economica di determinati soggetti, di determinate famiglie, è quella che tutti conosciamo, e quest'anno la scelta che ha fatto o che farà, adesso stiamo programmando il tutto, perché poi non è semplice e i tempi tecnici ci sono tutti, perché poi per utilizzare questi fondi bisogna anche certificare che le famiglie usufruiscono di questi centri estivi che ci sono sul territorio, quindi non è che siamo in ritardo, però l'impegno dell'amministrazione comunale è un impegno molto importante. Oltretutto stiamo lavorando per dare un servizio anche ai centri estivi, cioè usufruire di quei servizi che l'anno scorso sono stati messi in piedi sempre dall'amministrazione comunale, quindi fare interagire con questi centri altri soggetti che potrebbero essere l'aeronautica militare, i vigili urbani, quindi dare un ulteriore servizio ai nostri cittadini. E comunque, com'è che ripeto, l'impegno economico dell'amministrazione comunale a fronte di una popolazione di 13.000 abitanti è un impegno molto importante al servizio della collettività, al servizio della famiglia. È un impegno economico per l'amministrazione, un impegno economico molto importante. E ringrazio l'assessore al bilancio. Grazie. La parola, grazie assessore Pighetti, alla consigliera Raffaeli. Grazie per la spiegazione. Non mi ero soffermata sui 40.000 euro perché è cifra assolutamente considerevole e encomiabile, diciamo. Quello su cui io mi sono fermata è la rapidità di azione, perché sabato finiscono le scuole, il 4 giugno, e la chiarezza, questo era il mio punto. Io non volevo fare null'altro, anche perché, ripeto, non è molto chiaro come andrete ad intervenire. Le famiglie sono veramente allarmate, perché ci sono famiglie che hanno tre figli che dal 4 di giugno non sanno come piazzarli. È davvero una cosa molto grave. Mi piacerebbe sapere, se qualcuno di voi ha questo dato, quanto abbiamo stanziato l'anno scorso. Non me lo ricordo. Tutto qua, se qualcuno lo sa. Scusate, la parola sul punto proprio all'assessore Romanini. Sì, allora, i fondi che siamo riusciti a ottenere dallo Stato l'anno scorso erano all'incirca sui 30.000. Volevo però rispondere alla consigliera, perché ci ha fatto presente questa che finisce la scuola così. In realtà Loreto ci sono tantissimi centri privati, quindi non è una questione di iscrizione, perché già i volantini, già i programmi sono stati
sono stati divulgati. Ecco, e quindi ecco, è stata volontà di questa amministrazione cercare di dare un aiuto alle famiglie, cercando di preservare le loro scelte, perché il target dei centri è molto vario, cioè target d'età, discipline sportive, quindi ecco, quindi non è una questione che c'è l'iscrizione immediata, così. Molte famiglie già si sono iscritte. E quindi ecco, comunque è un sostegno per, e lì in questa maniera possono scegliere con questo voucher che sarà riconosciuto dal comune, e possono anche scegliere il centro che vogliono frequentare, che sono veramente tanti. Già le iscrizioni sono partite già un mese fa, quindi le famiglie hanno le idee chiare, non è che... Non si sente, consigliere. Prego. Rispondo solo, assessore. Le famiglie abbienti non hanno mai... No, non si sente. Ah, ecco, ok. Le famiglie che stanno bene, le famiglie abbienti non hanno mai problemi. Io parlo a nome delle famiglie che veramente non sanno se possiamo dargli 100 euro, 20 euro, 200 euro. Questo è vero che ci sono tanti centri privati dove rivolgersi, per carità, cioè ci sono, però ecco, niente, agite con tempestività, tutto qua, non ho nient'altro da dire, grazie. Parola al sindaco, prego sindaco. Sì, soltanto per rientrare nel punto all'ordine del giorno, perché credo che anche questo sia uno sforzo economico, uno sforzo economico molto molto grande, perché parliamo, assessori, di circa 800.000 euro la variazione di bilancio, e chiaramente va, questo sì, totalmente a, come dire, integrare, modificare e rivedere il bilancio di previsione che noi abbiamo approvato, e io credo anche in maniera tempestiva rispetto a tantissimi altri comuni, i primi di febbraio. L'obiettivo nostro, ricordate, era di farlo entro dicembre, abbiamo ritardato due mesi, ma credo che farla a febbraio. E questo ci ha permesso però di evitare i dodicesimi, evitare i ritardi e quant'altro. Questa variazione di bilancio nella sua complessità tocca un po' tutti i settori. E per dare, come dire, un respiro a metà anno, quasi, siamo a giugno, a tutto il sistema del operativo del comune. Due questioni, secondo me, una l'avete già verificata voi, l'avete già detta, ne abbiamo discusso, e credo che sia fondamentale dare certezze, e qui anche prendo un po' lo spunto dalla consigliera Raffaelli, sicuramente è giusto dare certezze ai nostri concittadini, alle famiglie che dovranno poi nel mese, perché poi il periodo è sempre, non è mai i primi di giugno, ma è sempre il mese di luglio, dove a Loreto tradizionalmente vengono effettuati i centri estivi, e magari alcuni cominciano prima, altri cominciano dopo, ma il periodo è metà giugno, fine luglio, perché poi ad agosto le famiglie quasi sempre, anche se quest'anno stiamo cercando di capire se c'è un'esigenza, questo lo dovremo capire, anche nel periodo agostano. La realtà di Loreto è un po' particolare, però vogliamo verificare anche questo. Però la vera novità, la novità importante, quella che hanno annunciato il vice sindaco e l'assessore, vice sindaco Pighetta e l'assessore Romanini, cioè negli ultimi due anni noi abbiamo dato, avete visto con atti delle verità, finanziamenti diretti alle varie associazioni o società o persone che facevano i centri estivi. Erano fondi quasi totalmente Covid. Quest'anno nessun comune, perlomeno noi, non abbiamo avuto nessun finanziamento Covid, ma abbiamo voluto comunque sostanzialmente garantire un impegno così importante, come ricordava consigliere, per dare, come dire, un respiro diverso. Questo il respiro diverso qual è? Non daremo più, o perlomeno non daremo totalmente la cifra, quindi alle associazioni, a coloro che fanno i centri estivi, ma questa volta interverremo direttamente sulle famiglie, utilizzando lo strumento classico che è quello dell'ISEE, perché poi è l'unico strumento che ci permetta di, come dire, ci permette di differenziare un po', ecco, rispetto a famiglie abbienti o meno abbienti o che hanno difficoltà o quant'altro.
questo strumento dell'ISEE, io ho detto alla Giunta, ne parleremo insieme, non dovrà essere così secco, perché molte volte l'ISEE non dà la percezione di una famiglia com'è, quindi cercheremo anche di modularlo in funzione anche del un po' di tutte le realtà che noi conosciamo, anche supportati dai servizi sociali che conoscono un po' tutto il sistema, dai nostri amministrativi dei servizi sociali, dalla dirigente stessa. Però credo che sia un messaggio diverso, cioè se riusciremo, ed è per questo che abbiamo aspettato la variazione, perché abbiamo voluto portare da 20.000 a 40.000 euro, se riusciremo entro pochi giorni a definire, e io ne sono certo, il percorso di dare un intervento diretto, va tramite bonifico, vedremo le modalità, cioè che arrivi direttamente alla famiglia, io credo che anche quelle situazioni che lei ricordava, perché ha detto ce ne sono di famiglie che magari vogliono mandare i propri figli qui in questi centri estivi, non soltanto perché ne hanno necessità, perché lavorano, ma anche per evitare che questi ragazzi rimangano isolati rispetto ai loro amici o quant'altro. Quindi noi su quelli daremo faremo un intervento diretto a parziale copertura, certo non copriremo tutto, però daremo secondo me un bel sostegno alle famiglie. Credo questo sia per la prima volta che questa iniziativa avviene nella città di Loreto, che io ricordi fino a prima del Covid, voi sapete che era l'amministrazione comunale, no? Che organizzava il centro estivo, quindi con tutta una serie. Adesso ci muoviamo diversamente. L'altra questione che volevo rimarcare riguarda direttamente l'assessore alla cultura, perché a fronte di un bilancio di previsione che avete visto era, come dire, un po' scarno di copertura finanziaria, proprio in previsione della stagione estiva e successivamente vedremo anche delle nostre festività loretane, abbiamo voluto inserire, se non sbaglio, circa 60.000 euro. 60.000 euro che vanno a ragazzi con quelli che erano rimasti, perché vorremmo fare una stagione che veramente possa non ripetere quella di anno scorso, perché l'anno scorso era la prima esperienza, abbiamo fatto 23 serate sia con le compagnie locali sia con alcuni artisti nazionali o regionali, però quest'anno vorremmo farli magari un po' più mirati, però sempre che possono dare un respiro forte ai nostri concittadini loretani, che possono comunque godersi nel periodo estivo anche la città di Loreto e anche ai turisti che sono a pochi chilometri da noi e quindi possono arrivare qui nella nostra città in momenti diversi che siano durante il giorno, e anche ai turisti che sono ospiti nella nostra città. Quindi è un percorso molto importante, l'assessore sta, come dire, definendo il programma, cercando di coniugare le risorse aggiuntive con le varie proposte che sono arrivate. Credo che se riusciamo a conciliare queste situazioni daremo una bella risposta. L'unica cosa che dico sempre all'assessore, dico a tutta la Giunta, che spendiamo quasi il 25% delle risorse che inseriamo per questi eventi, per i piani di sicurezza che ogni volta ci portano via finanziamenti. E credo che in questo momento, purtroppo la legge nazionale è questa, ma io dico sempre che fino a un certo numero di persone potremmo anche evitarli, perché sono un costo veramente importante, non per Loreto, ma per tutte le amministrazioni comunali. Grazie Sindaco. Possiamo quindi andare al voto del punto numero 6, abbiamo detto, quindi la variazione di bilancio di previsione finanziario 22-24. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? 1-5? Immediata esecutività, quindi 12 favorevoli, contrari nessuno e astenuti 5. A questo punto potremmo congedare la dottoressa Ilaria Bucchi, che ringraziamo ovviamente per la sua presenza e anche in questo Consiglio Comunale. Grazie. Arrivederci. Allora, 6 è fatto. Poi, punto numero 7, ciclovia della Val Musone. Approvazione finale della variante parziale al PRG. Articolo 19, comma 2 di PR 327/2011 e successive modificazioni, in combinato disposto dell'articolo 26 legge regionale 34/92 e successive modificazioni. E la parola
al sindaco. Questa chiaramente, sì, sto seduto perché, anche perché così devo provare a leggere. No, anche perché questo punto d'ordine tocca una serie di assessorati che partono dall'urbanistica, perché questa è una variante al piano, è l'adozione finale di una variante al piano già discussa in consiglio, tocca altri assessorati, quindi chiaramente facciamo una sintesi, perché tocca turismo, tocca cultura, tocca patrimonio, tocca viabilità, tocca ambiente, tocca i lavori pubblici e quindi è un settore. Questa ciclovia della Valmusone, intanto voi ricorderete che nasce da un finanziamento dei fondi Porfeser. Sono fondi che erano all'epoca, quando io ero assessore al turismo, abbiamo definito in 2.700.000 euro per alcune ciclovie che fanno riferimento al fiume al Musone, al Cesano, all'Esino e altri finanziamenti. Su questa ciclovia, se non sbaglio, sono arrivati circa 600-700 mila euro. Credo che siamo a compimento, quasi al completamento di un percorso che ormai, per quello che riguarda la nostra città, perché io voglio precisare che il comune capofila, cioè il comune che poi dovrà far partire le procedure per la gara, quindi l'appalto, i lavori e quant'altro, è il comune capofila, è Osimo. Noi avevamo il compito, per quello che riguarda le nostre città, su due questioni per Loreto: definire la variante al piano, e oggi siamo all'adozione finale, e poi le procedure di esproprio che stanno andando avanti in contemporanea con questa variante. Credo che sia importante oggi approvare questa variante al piano regolatore, perché con questa adozione veramente daremo un ulteriore impulso a questa ciclovia che, a mio avviso, e qui credo che sia giusto, per quello che mi riguarda, da domani stesso chiederò un incontro al sindaco di Osimo per capire i tempi e le modalità procedurali per avere il completamento di questa ciclovia, perché è una ciclovia, l'abbiamo sempre detto, le ciclovie sono importanti, sono necessarie, sono un turismo lento, danno un'opportunità al turismo. E tutto questo è vero, però dobbiamo capire dopo i tempi e le modalità di realizzazione. E non bastano qui, non basta questo. Io aggiungo l'altra cosa molto più importante, perché oggi le ciclovie ce ne sono tantissime nella nostra regione, sono di tutti i tipi, lungo i fiumi, lungo le strade, percorsi particolari o quant'altro, però quello che dobbiamo capire, e su questo vorrei porre l'attenzione degli altri colleghi a cui questa ciclovia fa riferimento, è la gestione, perché la preoccupazione che noi tutti dovremmo porci è: fra 2 anni chi fa manutenzione a questa ciclovia? Chi è che garantisce che non accada come è accaduto per altre iniziative, che sono tutte benemerite, sono tutte belle, sono tutte importanti, ma poi rimangono lì? Io ho davanti a me ogni volta che faccio, penso che la fate tutti voi, perché quando andiamo al mare passiamo quasi sempre lì, lo stradone, fino a qualche giorno fa, lo stradone che c'è, la ciclo pedonabile, che è quella di fianco allo stradone, avete visto che fino a 2 giorni fa era curata male. Adesso, per carità, poi noi abbiamo ogni comune ha le sue problemi, che poi non è neanche un problema, non è neanche Porto Recanati, è la provincia, quindi la via strada è provinciale, cioè voglio dire, il problema vero è mantenerle. Quindi dopo questo sforzo dobbiamo metterci veramente, prima che partano ancora i lavori, capire come riusciamo a mantenere questa ciclovia per mantenerla sempre funzionale e, come dire, concretamente pratica per l'utilizzo con cui oggi noi andiamo a spendere questi 6 o 700 mila euro. Quindi, ma oggi siamo qui per approvare l'adozione finale della variante della ciclovia. Grazie sindaco. La parola al consigliere Castagnani. Grazie presidente. Io ribadisco quanto detto in passato nell'ultimo consiglio comunale.
in cui si parlava del progetto relativo a questa ciclovia, perché il sindaco poco fa ha detto che tocca diversi aspetti, quindi dalla viabilità all'ambiente eccetera. Io ho aggiunto, facendo una battuta, fa danno in questi diversi settori, perché dal progetto che è stato fatto avevo evidenziato numerose criticità, tanto che avevo il dubbio che chi ha redatto il progetto non fosse stato in località come ad esempio Villa Musone, perché le criticità non sono state evidenziate o comunque sono state molto molto edulcorate. Io penso che a livello di pianificazione viaria questo risulterà assolutamente d'impatto negativo, e lo ribadisco. Per quanto riguarda a livello ambientale, quando si vede, si prevedono la posizione di semafori, perché giustamente bisogna mettere in sicurezza i ciclisti, i fruitori, e ovviamente questo fa fermare le auto e quindi aumenta i gas di scarico, che va tutto contro quello che fino adesso si sta facendo a livello proprio nazionale e comunitario. Ci saranno dei problemi anche, penso, per la Polizia Municipale, un aggravio insomma di problematiche, visto che poi Villa Musone è quella che è, avremo numerose, ripeto, criticità aggiuntive. È ovvio che non siamo contro la realizzazione di questa ciclovia, però l'ultima variante che è stata apportata, secondo noi, è assolutamente non razionale, inadatta e deleteria. Dal punto di vista paesaggistico non ha alcun senso, mentre lo aveva nel progetto originario. È ovvio che ci sono state delle opposizioni a livello di privati, questo lo sappiamo. Il sindaco sa benissimo, perché è stato uno dei fautori a livello regionale per il recepimento di questi fondi FESR, quindi si è prodigato molto per quanto riguarda l'attivazione di alcuni assi rispetto ad altri, e sa benissimo che lo spirito di questo FESR e di questi particolari assi che finanziano le ciclovie è totalmente diverso da quanto sarà per quanto riguarda il centro e la frazione di Villa Musone. Quindi per quanto riguarda noi abbiamo assolutamente una forte contrarietà, abbiamo un parere negativo su questa cosa. È vero che l'assessore a suo tempo Tanfani disse che potrebbe essere anche un'opportunità per migliorare la viabilità, lo vorremmo pensare anche noi, ma siamo altamente scettici su questa cosa, quindi per quanto ci riguarda il nostro parere non è assolutamente positivo. Grazie. Grazie consigliere Castagnani. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare al voto del punto numero 7, quindi ciclovia della Val Musone. Approvazione finale della variante parziale. Favorevoli? 2, 12. Contrari? 2. Astenuti? 3. E immediata esecutività come la precedente. Ok, allora, il punto numero 8, convenzione con la provincia di Ancona per lo svolgimento di concorsi unici a livello provinciale, adesione. La parola all'assessore Romanini. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, questo punto all'ordine del giorno riguarda proprio la stipula di una convenzione con la provincia di Ancona, e sta a significare proprio l'attenzione che presta questa amministrazione ad una problematica che, ahimè, riguarda la pubblica amministrazione in generale, non meno il comune di Loreto, quella del personale. Sappiamo benissimo che le procedure concorsuali negli ultimi anni, anche a causa del Covid, hanno subito numerosi cambiamenti. E, cambio di normativa e eccessiva burocratizzazione, e quindi è proprio intenzione di questa amministrazione cercare di adottare tutti gli strumenti che sono messi a disposizione dalla normativa proprio per
e agevolare queste procedure. Uno di questi è proprio stipulare le convenzioni con la provincia di Ancona, che è prevista proprio dalla normativa vigente. Infatti l'articolo 30 del testo unico delle leggi degli enti locali dispone, prevede proprio la possibilità per gli enti locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresi la delega di funzioni da parte degli enti partecipati. Un altro articolo previsto dalla legge del 2015-124 prevede anche che delega del governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche prevede tra i criteri e i principi che devono ispirare il governo nella redazione dei decreti legislativi per riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione proprio la possibilità di emanare queste convenzioni, quindi una gestione condivisa dei concorsi. E inoltre la direttiva del 24 aprile 2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione incentiva proprio, soprattutto a livello di amministrazione centrale, l'utilizzo di queste forme di procedure concorsuali centralizzate e cerca di incentivare anche le amministrazioni più piccole come gli enti locali. E queste forme di convenzioni consentono innanzitutto un snellimento delle procedure e rispondo anche al fattore dell'economicità. Quindi perché non utilizzarle? Ci sono anche diversi comuni limitrofi che le hanno stipulate e così anche il nostro comune. Cosa comportano queste convenzioni? Molto in breve. Innanzitutto da parte del comune dovrà il comune una volta esperita con esito la procedura dovrà comunque provvedere a fare i piani di fabbisogno, però delegherà alla provincia tutto il procedimento relativo agli avvisi di concorso, alla redazione dei bandi, pubblicazione, costituzione e nomina delle commissioni, verifica dei requisiti dei candidati, gestione dei rapporti con i partecipanti, approvazione delle graduatorie, gestione della graduatoria finale, quindi è uno strumento molto importante, molto utile e che in questo caso quella che stipuleremo ha una durata biennale e riguarderà le assunzioni a tempo indeterminato. Grazie Assessore Romanini, la parola al Consigliere Raffaeli. No, era soltanto per... perché ho fatto un giro in provincia e l'unico intervento che posso fare è a proposito del fatto che comuni come Loreto, che non è piccolo, ricorra a questo tipo di servizio, che comunque è un servizio a pagamento, che il comune pagherà, non è che lo facciamo gratis. Poi mi hanno spiegato che se attingeremo a una... No, oddio, non mi viene la parola. No, ha già una lista di candidati già... La graduatoria, ecco un attimo. Attingeremo una graduatoria, ci saranno dei costi minimi, mentre invece se dovranno organizzare un concorso ad hoc, insomma, ci saranno altri costi. La dottoressa Marina Gini mi ha appunto posto questo quesito. Ci sembra strano che un comune così strutturato faccia ricorso a questo. Di solito noi aiutiamo comuni molto più piccoli. Tutto qua. Prego, Assessore. Allora, in realtà anche comuni...
Il Fidardo non ha aderito a queste convenzioni, quindi ecco che anche a livello di abitanti è più grande di Loreto, e quindi non è solo per i comuni piccoli, e come quindi ecco, non rientriamo in questo target così. Come ho detto prima, è anche un modo per snellire, perché le procedure concorsuali sono diventate molto, prevedono determinati tempi, molto macchinose, molto burocratiche, insomma, ecco, e sappiamo tutti ci sono dei tempi burocratici da prevedere. E in realtà, come costi, per esempio adesso per bandire un concorso occorre fare un abbonamento ad una piattaforma, delle piattaforme, perché adesso le domande dei concorsi devono essere depositate online, e questo hanno un costo. Facendo un confronto con l'ufficio, il costo della convenzione, che in teoria l'ufficio mi ha confermato non costa, a meno che cioè ci sono delle spese per i locali, per alcune spese in base ai comuni, e il costo della piattaforma è maggiore rispetto alla convenzione. Quindi ecco, anche a livello economico c'è una convenienza notevole. Questo è quanto così. Quello a cui accennava prima era quello l'attingimento delle graduatorie, che è un'altra forma, che è il concorso vero e proprio, e l'attingimento certamente è una cosa un po' più rapida così, ma anche l'attingimento richiede comunque un minimo di attività. Quindi secondo me, ecco, dal punto di vista, sia dal punto di vista economico, snellimento dei tempi, perché in provincia ha un ufficio un po' più strutturato, agendo con tanti comuni, ma non solo qui nella zona, ho fatto una ricerca anche in tutta Italia, utilizzano ormai questa forma di collaborazione, che implica comunque una sinergia. È un po', non dico il futuro, quello di lavorare in sinergia tutti quanti interlocutori di un determinato settore, che sarebbe una cosa proprio da diffondere, anzi, insomma, tutto qua. Grazie Assessore Romanini, la parola al Consigliere Castagnani. Grazie Presidente, alcuni quesiti all'Assessore Romanini, ma anche, diciamo, penso al Segretario, perché qui c'è un'incongruità tra la convenzione e il dispositivo della delibera, perché qui si parla di assunzione di personale nel dispositivo a tempo determinato, mentre nella convenzione si parla di tempo indeterminato. È un refuso? Quindi qual è quello giusto? Indeterminato. Poi va corretto, certo. Un'altra cosa, il Comune, l'articolo 3 dice, una volta esperite diciamo queste attività di procedure di concorso con esito negativo, si rivolge alla Provincia. Quindi noi, se si parla nel dispositivo di realizzare economie di atti e di risorse, noi diamo i soldi della tassa di concorso, cioè le spese sostenute dalla Provincia sono a carico del Comune. Cosa facciamo? Spendiamo due volte per un concorso? Questo non risulta chiaro, dovrebbe essere specificato bene. Poi per quanto riguarda sempre l'articolo 3, al comma 3, quando dice che alla Provincia compete la costituzione e la nomina della commissione esaminatrice, sentito il Comune, è una formula un po', diciamo, strana, ambigua. Che significa sentito il Comune? Quando si nomina una commissione esaminatrice e la si costituisce, è la Provincia, se è delegata alla Provincia, a farlo. Con quale modalità il Comune influisce sì, sulla costituzione e sulla nomina della commissione esaminatrice stessa? Questi sono i primi, diciamo, dubbi che mi sono venuti guardando questa convenzione, dato che dobbiamo votarla, e un attimo queste incongruità sono un po', diciamo, vanno un po' chiarite. Prego Assessore Romanini, aspetti. Per quanto riguarda le modalità di assunzione a tempo indeterminato e determinato, la convenzione si riferisce a tempo indeterminato, perché
Le assunzioni a tempo determinato sono stabilite e dettate da motivi di urgenza, di necessità, quindi non rientrano in questo tipo di convenzione. E niente, l'altra domanda era per quanto riguarda la tassa di concorso, come ripeto prima, non ci sono dei costi da parte del comune. Quindi ecco, è un... cioè nel... Allora. Grazie Presidente, no, perché se il comma 1 dell'articolo 3 dice che fatta una volta un concorso ma l'esito è negativo, ci si rivolge alla provincia e dobbiamo pagare alla provincia di nuovo, quindi abbiamo speso sia per il primo concorso sia per il secondo per la medesima figura, no? Non è così? Ok. Prego segretario. Grazie Presidente, posso spiegare tutto. L'articolo 3,1 fa riferimento al precedente articolo 2. L'articolo 2 non fa riferimento agli adempimenti concorsuali, ma a quelli pre-concorsuali, ossia quelli di quell'articolo 30, mobilità volontaria, che ricordo essere una modalità di reclutamento del personale che può essere bypassata con il piano annuale triennale delle assunzioni, e quella di quell'articolo 34, la cosiddetta mobilità obbligatoria, e cioè la comunicazione che mandiamo al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci deve riscontrare entro 45 giorni con un meccanismo di silenzio assenso, per cui decorso il termine anzidetto possiamo procedere al concorso. Quindi l'articolo 3 va interpretato nel senso che se il Dipartimento della Funzione Pubblica ci comunica sì, ci sono dei dipendenti pubblici del comparto pubblico in disponibilità, quindi che rischiano la fuoriuscita dal comparto decorso il termine previsto dalla legge di 24 mesi, ecco che noi abbiamo l'obbligo di assumere questi dipendenti pubblici che sono nelle liste di disponibilità da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Così come se con il nostro strumento di programmazione delle assunzioni noi decidiamo di fare una mobilità volontaria e quindi può capitare che non si presenta nessuno perché magari nessuno ha il nulla osta per trasferirsi al Comune di Loreto, o magari quelli che si sono presentati e che hanno sostenuto il colloquio, la commissione del colloquio ritiene che non siano idonei a quelle particolari specifiche mansioni che andranno poi a svolgere nel comune di Loreto, ecco che posti in essere queste procedure preconcorsuali si arriva al concorso. Quindi si arriva al concorso se le procedure esperite di mobilità obbligatoria e volontaria hanno avuto esito negativo e quindi si va a concorso. Poi ci tenevo a fare un'altra precisazione, no, non c'è nessuna duplicazione di costi, perché questi sono costi che comunque avremmo sostenuto se avessimo organizzato noi comune il concorso, perché i commissari vanno comunque pagati, hanno un gettone di presenza che è quantificato da un decreto ministeriale, quindi c'è quel risparmio che oserei definire fisiologico ogni qualvolta si fa un servizio convenzionato, ma per forza di cose, perché la matematica non è un'opinione, non ci può essere un aggravio di costi. Poi ci tenevo ad una precisazione che è giusto mettere i puntini sulle i, perché sennò si rischia di mandare messaggi sbagliati a chi, soprattutto a chi ci segue da casa. Ecco, il comma 3, sentito il comune, attenzione, non va interpretato nel senso che il comune suggerisce nome, cognome, codice fiscale di chi starà in commissione. Esiste una normativa specifica che è quella in materia di inconferibilità, incompatibilità degli incarichi. Esistono precise norme che riguardano i requisiti per prendere parte alle commissioni di concorso. Esiste anche una normativa, ma direi molto di più una prassi dell'ANAC che una giurisprudenza, in materia di conflitti di interesse. Quindi l'inciso, il lessema sentito il comune, non può che essere
riferito a questi specifici casi ostativi alla partecipazione dei commissari alla commissione di concorso e non va inteso diversamente, perché se inteso diversamente è ovvio che sarebbe un'interpretazione contraria alle più elementari regole di trasparenza. Ed infine volevo soltanto evidenziare che questo tipo di convenzione significa più trasparenza nei concorsi pubblici, e magari la trasparenza amministrativa non può essere quantificata monetariamente, ma ha una importanza che viene salvaguardata nel miglior modo possibile approvando questa delibera. Presidente, non ho altro da aggiungere. Grazie della spiegazione, segretario. Allora, la parola al consigliere Castagnani. Sì, grazie. No, era una replica al segretario, perché nessuno voleva e nessuno ha dato, se queste sono parole sue, un messaggio sbagliato a chi ascolta sul fatto del sentito il comune. È, diciamo, un'espressione molto vaga, e diciamo che sentito il comune si può usare magari in altre situazioni, ma nel caso, diciamo, di specie, in questa fattispecie, esso può lasciare, diciamo, adito a diverse interpretazioni. Quindi era per questo che, insomma, andava specificato anche, diciamo, in sede di convenzione, quindi anche scritto meglio questa dicitura. Quindi il messaggio non è, diciamo, interesse nostro darlo in maniera sbagliata, anzi, proprio per questo abbiamo fatto, diciamo, questa osservazione, proprio per sapere meglio che cosa, e lei l'ha specificato, quindi la trascrizione del verbale vale, quindi ha specificato bene qual è, diciamo, il senso della frase, quindi delle tre parole sentito il comune. Grazie, segretario. E la parola al capogruppo Castellani. Grazie, presidente. Aggiungevo solamente poche note rispetto a quello che è stato detto in questo momento, quindi questo sentito il comune, che è troppo breve nei termini scritti per spiegare il contenuto di cui giustamente lei ci ha edotti. Allora, una delle prime finalità indicate in atto deliberativo è la riduzione dei costi e migliorare la qualità del servizio. Sinceramente sono due punti sui quali non sono certa. Cioè, io non credo che se un esperimento di concorso viene svolto localmente avrà dei costi superiori a quelli che noi avremo appoggiandoci alla provincia, per la quale giustamente dovremo comunque corrispondere le spese che hanno. Non pagheremo il personale amministrativo come non lo pagheremmo noi, però i commissari avranno giustamente il gettone di presenza, perché quello è previsto per legge. Quindi o sono i nostri per modo di dire, sono quelli di un concorso che si svolge internamente al comune, o sono quelli che svolge la provincia, ci sarà la spesa del gettone di presenza per i commissari, che comunque corrisponderà a una spesa del comune. Sono dubbi, ho un forte dubbio sul fatto che la qualità del servizio sia migliorata da parte della provincia piuttosto che non da parte dei commissari, che potrebbero essere chiamati dal comune stesso per svolgere il concorso. Devo dire la verità, personalmente penso che gli unici che potrebbero avere dei vantaggi sono i concorrenti, perché chi partecipa al concorso ha la possibilità di essere utilizzato su più gradatori, almeno quello è tutto lì, ma molto, molto è. Secondo me la possibilità esisteva dal 2014, perché la legge è la 56 del 2014, articolo 1,88. Non è stata mai usata, non è stata mai utilizzata per il comune di Loreto. Presumo che forse non se ne trovasse la necessità. Sinceramente non è così evidente l'opportunità di aderire a questa cosa. Credo che il Comune potesse mantenere la propria autonomia di funzionamento gestendo lei personalmente, con il proprio personale, le fasi concorsuali. Quindi lo può continuare a fare, certo, però immagino che con la convenzione sia, non dico quasi un impegno. E la parola al Sindaco. No, chiaramente questa è, come dire, una
un'opportunità in più che mettiamo all'interno del sistema amministrativo del comune. Però quello, voi sapete come la penso sempre io, è che comunque io credo che dobbiamo continuare a mantenere questo principio che se ci sono le condizioni abbiamo la possibilità di farlo e ci siano la possibilità di farlo, facciamo qui internamente. Questa delibera che viene approvata oggi, presentata dall'assessore e illustrata e, come dire, tecnicamente definita dal segretario, quindi ci ha tranquillizzato da questo punto di vista rispetto alle domande che ogni consigliere legittimamente fa per avere chiarezza, però questo ci permette anche in alcuni momenti di accelerare, perché durante l'anno può capitare che abbiamo delle esigenze molto veloci per fare un'assunzione o più assunzioni in qualsiasi settore, e magari un concorso messo in piedi, oggi voi sapete che per mettere in piedi un concorso pubblico vanno via almeno dai 6 mesi a 8 mesi per fare un concorso pubblico. Allora avere la possibilità di decidere in maniera tranquilla se fare il concorso con la consapevolezza di quei tempi oppure fare attingere la graduatoria per accelerare l'assunzione, questo viene definito. E quindi chiaramente quello che ho chiesto prima, quando ho chiesto un chiarimento al segretario, sì, se questa delibera obbligava il comune, questa non obbliga il comune, no, nessuno, l'amministrazione legittimamente ogni volta può decidere se fare il concorso oppure andare ad attingere a questa graduatoria motivandola, cioè se c'è l'esigenza che non c'è uno, anzi, per come la vedo io, se possiamo fare, facciamo i concorsi interni. Alcune volte un concorso interno per mancanza di personale, per tempi, ci precluderebbe un'assunzione veloce che può essere utile in quel settore, e quindi chiaramente attingiamo a queste graduatorie della provincia, che poi non sempre sono, come dire, pronte, perché magari la graduatoria è già esaurita, quindi io la vedo come un'ulteriore possibilità di utilizzo di questo percorso, che poi, lo spiegava il segretario, abbiamo la mobilità passiva, abbiamo tutta una serie di passaggi, le graduatorie già esistenti, perché ci sono anche in altri comuni, noi non è che siamo obbligati ad andare lì, possiamo attingere anche alle graduatorie di altri comuni, quindi credo che sia un'ulteriore... Com'è? No, credo che sia un'ulteriore aggiunta, quindi possibilità che mettiamo nelle mani dell'amministrazione comunale. Grazie Sindaco. La parola al Capogruppo Albanesi. Guarda, per me solo alcuni chiarimenti. Allora, visto che il tempo determinato dobbiamo comunque fare i concorsi noi, se non erro, questo vale solo per tempo indeterminato? Quindi indeterminato. Quindi, ma questo parla del tempo indeterminato. Allora, io dico questo, è dal 2014 che c'è questa procedura. Abbiamo visto che c'è qualche cosa da mettere a posto sul testo. Dal 2014 l'abbiamo portata in commissione l'altro giorno. Sarà il caso da rivederla un po' meglio e riportarla al prossimo consiglio? Questa è una domanda, mi fermo qui, perché visto che qualche volta con i documenti, ogni tanto tra commissione e consiglio qualcosa succede, sarebbe sempre meglio un attimino guardarla meglio. Questo è il mio consiglio, mi fermo lì, grazie. E la parola al capogruppo Marchiani. Sì, grazie Presidente. Giusto per capire un attimo a cosa si riferisce il capogruppo Albanesi, visto che comunque i dubbi dei colleghi capogruppo Castellani e consigliere Castagnani sono già stati, da quello che ho capito, ampiamente soddisfatti dal nostro segretario. Se magari c'è qualcos'altro, ecco, solo questo Presidente, grazie. Non ci sono altri interventi? A questo punto direi di procedere con la votazione. Allora, punto numero 8. Convenzione con la provincia di Ancona per svolgimento di concorsi unici. Abbiamo chiarito
a tempo indeterminato. Favorevoli. 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Immediata esecutività, stessa identica votazione. Bene. Ora, punto numero 9. Allora, approvazione regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri vantaggi economici. La parola all'assessore Carli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il Comune di Loreto in questa seduta consiliare intende approvare il regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri vantaggi economici. L'obiettivo prioritario dell'approvazione è la necessità di adottare un nuovo regolamento per predeterminare criteri e modalità cui l'amministrazione deve attenersi in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, adempiendo alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990 numero 241 e delle successive modificazioni ed integrazioni. Il regolamento è stato redatto dagli uffici, partendo dai regolamenti che sono attualmente in vigore, che sono stati fino ad ora adottati dal Comune e che erano relativi fondamentalmente a due ambiti specifici, che erano quello della cultura e quello dello sport, e di cui le ultime integrazioni e modifiche risalgono rispettivamente alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 96 del 28/11/2017 e la delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 21/01/1992. Esaminando in quest'anno e mezzo di mandato le criticità che si evidenziavano ogni qualvolta era necessario mettere in pratica suddetti regolamenti, è emersa quindi la necessità di redigere un unico regolamento, un unico documento che raccordasse e sostituisse i precedenti, i due regolamenti sopracitati, e che soprattutto fosse aggiornato alle disposizioni normative vigenti in materia. Si tratta dunque questo di un regolamento corposo di 13 articoli, non andrò quindi a leggere il regolamento integrale ma solo a sottolineare le principali novità che sono state introdotte e che sono le seguenti. La più importante la ritroviamo al punto 4 dell'articolo 1 e che riguarda praticamente i settori di intervento che sono stati estesi oltre alla cultura e sport ai seguenti: allo studio di istruzione, al tempo libero e ricreazione, al turismo, ecologia ed ambiente, alla valorizzazione dell'immagine del territorio, alla prevenzione e alla promozione sociale, alle pari opportunità e allo sviluppo e alla promozione economico-occupazionale del territorio. Altri cambiamenti ulteriori sono stati fatti riguardo i criteri per la concessione di vantaggi economici, riguardo la modalità di erogazione, di verifica e di controllo. Nelle percentuali di contributo, questo è un cambiamento importante, le percentuali di contributo massimo da concedere ai richiedenti, che sono passate da un massimo del 30% al 100%. È stato introdotto inoltre un passaggio in commissione consiliare per i contributi richiesti dai privati, perché abbiamo ritenuto che queste richieste avessero bisogno di una maggiore verifica. E poi l'inserimento all'interno dell'articolo 4 di una nota che determina che le associazioni iscritte all'albo saranno considerate già verificate in merito all'interesse pubblico perseguito, cioè anticipando quindi la redazione e la proposta che sarà a breve sarà portata in Consiglio Comunale di un regolamento per l'iscrizione all'albo di tutte le associazioni di tutte le categorie. Dunque io non aggiungerei altro, vorrei soltanto aggiungere un ringraziamento perché è stato fatto un grande lavoro e un ringraziamento quindi a tutto l'ufficio, al primo settore, nella persona della dottoressa Donatella Branca, responsabile del primo settore, e anche a tutte le forze dell'opposizione perché si sono fattivamente adoperate, hanno fattivamente collaborato per la redazione di questo nuovo regolamento. Grazie a tutti, grazie Presidente. Grazie Assessore. Nessun intervento, quindi ok, prego Capogruppo. Grazie Presidente, allora l'intervento lo faccio adesso in maniera che così ne faccio uno e vado a spiegare. Allora andiamo in votazione per tre regolamenti che avevano già la forma costitutiva,
che sono stati o aggiornati o rivisti o integrati o comunque rimodulati, perché i regolamenti funzionano così, cioè vengono stabiliti d'accordo di tutto il consenso consiliare e poi hanno la sistemazione nel tempo, perché possono avere delle aggiornamenti, possono avere dei mutamenti dati dalle condizioni che si verificano nel territorio, nella storia, nella vita del Paese. Quindi questi tre regolamenti, questo della concessione dei contributi, le zone comunali per il rilascio dei pass e l'altro sul regolamento di polizia urbana a tutela della qualità della vita, hanno avuto questo sviluppo. Siamo stati un po' rapidi, diciamo che normalmente ci si mette qualche tempo di più, però le modifiche non erano poi tante e quindi la seduta unica della commissione consiliare è stata sufficiente per poter chiarirci, per poter condividere le parti da aggiungere, da modificare, per cui direi che da parte mia, da parte come il gruppo, c'è il voto favorevole, perché i regolamenti sono documenti importanti della comunità, non sono di maggioranza, sono regolamenti funzionali e utili perché ci sia un buon funzionamento della comunità, appunto, degli avvenimenti della comunità. Grazie, chiudo. Grazie capogruppo. La parola a Marchiani, capogruppo. Sì, grazie Presidente. Rispondo e ringrazio ovviamente la capogruppo Castellani per le parole che ha speso riguardanti il fatto che è stato un lavoro fatto alla fine, diciamo, di piccole correzioni, di piccoli assestamenti. La ringrazio doppiamente perché mi prendo, in quanto Presidente della Prima Commissione, la responsabilità nel non aver convocato, cioè nell'aver fatto in modo che questi regolamenti andassero in un'unica convocazione. Perché se è vero come è vero che ci sono state fatte poche modifiche e poche richieste di chiarimenti, è anche vero che per onestà intellettuale al momento della convocazione io non lo sapevo che ci sarebbero state poche richieste, magari ci sarebbero state anche tante. Quindi ovviamente disponibilità massima durante la convocazione a sottoporre i regolamenti e eventuali modifiche. Ovviamente questa situazione che si è venuta a creare la prendo come insegnamento per le prossime convocazioni, per fare in modo che, come già anche mi è stato ovviamente giustamente suggerito dai miei colleghi di maggioranza, non appena ci sarà un regolamento pronto, convocherò una commissione ad hoc per iniziare sin da subito ad una valutazione puntuale, come poi avevamo fatto nella prima verifica di questo regolamento di cui stiamo discutendo adesso. Grazie Presidente. Grazie capogruppo, la parola al capogruppo Albanesi. Allora, l'unica cosa che non mi è tanto piaciuta è che eravamo arrivati a un accordo di un regolamento in commissione. Tutti d'accordo, poi qualche giorno dopo qualcosa è cambiato. Allora, in questo modo non è che va a compromettere quello che sta dentro il regolamento, che bene o male è condiviso, però va a snaturare un pochettino quello che è la commissione, perché se si ritrova un accordo insieme è bene che poi la commissione l'ha fatto tutto insieme. Invece è passato da non so dove, qualche giorno dopo quello che avevamo accordato è stato cambiato. Piccole variazioni, sì, ok. Però sarebbe il caso che quando ci accordiamo, che in commissione era posto così. Pertanto io non me la sento di votare contro, perché ritengo che sia utile, e tra l'altro c'è anche tempo di variarlo strada facendo, e noi comunque ci asteniamo. Grazie. Bene, possiamo procedere quindi con il voto. Credo ci siano due persone in meno per la votazione. Ma definitivamente o? Linda sì, non l'ha detto. Ok. Ok. E quindi possiamo procedere con la votazione del punto numero 9. Approvazione e regolamento per la concessione di contributi a patrocini e altri vantaggi economici. E favorevoli? Allora, 12,
13. Contrari? Nessuno? E astenuti? 2. Immediata esecutività, come sopra, quindi 13 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti. Ok. Punto numero 10. Regolamento di polizia urbana a tutela della qualità della vita e dell'ambiente e per la convivenza civile della città. Approvazione, modifica e integrazione. Quindi passo la parola all'assessore di competenza che è Fabiola Principi. Grazie Presidente. Dunque andremo a modificare alcune cose di un regolamento già esistente approvato nella delibera di Consiglio Comunale numero 12 dell'11 febbraio del 2020. L'integrazione più importante, diciamo, che è emersa è l'adeguamento delle sanzioni e quindi la modifica dell'articolo 41. Le altre modifiche che sono state, che poi ne abbiamo discusso comunque anche in commissione, sono state modificate l'articolo 21 e l'articolo 26, inserendo comunque nei paragrafi tutto ciò che era confine, perché la parola confine comunque non veniva mai menzionata, cioè le aree adiacenti private, adiacenti a strutture pubbliche devono essere comunque mantenute in ordine. L'aspetto sanzionatorio è stato adeguato in base anche a degli articoli del Codice Civile e comunque rapportato alle dimensioni, quindi ai metri quadri. E l'altra cosa è che comunque l'amministrazione, cioè il comune, può adempiere alla polizia dopo il sollecito, il verbale, in mancanza di una polizia da parte del privato, l'amministrazione comunale o gli uffici competenti possono adempiere a svolgere quello che il privato non svolgerà e automaticamente li verranno addebitate le spese competenti. Diciamo, questi sono i caratteri principali delle modifiche che abbiamo apportato al regolamento. La parte principale, comunque la parte più importante, è l'articolo 41. Grazie Assessore. Capogruppo Castellani. Sì, chiedo scusa, avevo detto che non avrei fatto più interventi, però è importante perché l'articolo 24 di questo regolamento parla proprio dei parchi. Prima parlavamo dei danneggiamenti nei parchi, è chiaro, non stabilisce le sanzioni, però dice: per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono vietati i seguenti comportamenti: da cogliere i fiori coltivati, che è una cosa che non crea poi grossi problemi, a arrecare danno alle da piante, siepi, recinzioni, panchine, lampioni, fontane, vasche, qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento. Cioè è una carta più etica e di civiltà, come ha detto l'assessore, ovviamente, e ha anche in appendice la carta etica, che secondo me è molto importante, perché molte cose sono date per scontate, però quando il Comune di Loreto, in appendice però come documento, dice che si impegna a sostenere la riconoscenza verso gli anziani, a riconoscere e tutelare il valore, la dignità, l'unicità di tutte le persone, rispettando tutti i diritti, promuovere le pari opportunità, cioè è un documento questo che è in appendice al regolamento di polizia urbana, però lo dovremmo tenere, direi, anche nella pagina del comune, quasi come documento istituzionale, costitutivo, cioè quali sono gli scopi che si intendono. Veramente, scusatemi, ho smesso veramente. Grazie. Assessore Principi. Considerato che si parla di senso civico, io veramente ne farei una specie di volantinaggio nelle case, una distribuzione in modo tale che a volte quello che sembra talmente semplice e di ordinaria amministrazione in realtà poi non lo è e se ne vedono dai fatti, no? E allora magari distribuirlo forse non farebbe neanche tanto male, magari come un ciclostile, perché è chiaro,
bisogna affrontare, vedere i costi, tutta una serie di cose, però magari come informativa metterlo nella buchetta della posta, poi probabilmente lo troveremo dentro il Cosmari con la carta, però almeno ci abbiamo provato. Sì, ma io l'ho letto tutto, cioè ci sono delle cose talmente banali che non necessitava neanche, cioè non vedevo la necessità di andarle a scrivere, però ovviamente il comportamento, il senso civico non c'è più. Castagnani, prego, consigliere. Grazie, no, una precisazione, siccome questo regolamento è stato redatto nella passata consigliatura e come ha detto in commissione la capogruppo Castellani, abbiamo dato un forte apporto soprattutto in alcuni punti del regolamento stesso che sono stati quasi tutti recepiti i nostri emendamenti in passato, e mi riaggancio al discorso del senso civico che ha fatto l'assessore, perché sui social molto spesso ci fanno le domande, si pongono le domande: sta succedendo questo, che cosa possiamo fare? Sta succedendo quest'altro, chi chiamare, o c'è una violazione, eccetera, quale regolamento contempla? E per quanto riguarda soprattutto la tranquillità delle persone, la quiete pubblica, questo è stato, diciamo, un pallino personale, perché soprattutto d'estate molto spesso accadono cose, insomma, disdicevoli, anche il discorso del gioco del pallone in Piazza della Madonna, che è stata una cosa, e penso che, spero, non si ripeta anche quest'anno, soprattutto durante certe manifestazioni, cerimonie, vedere, insomma, situazioni che sembrano, insomma, da altre, diciamo, altre zone del globo. E per quanto riguarda infatti la quiete pubblica, l'articolo 28 rimanda alla delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 15 febbraio 2007, un regolamento per l'esposizione, la protezione e l'esposizione al rumore. Questo regolamento comunque va un attimo modificato, perché ormai è vecchio, va rivisto anche in sede di, diciamo, di recenti normative in materia di esposizione a rumore, e ovviamente anche a livello regionale, quindi è superato. Ovviamente deve essere, è un invito che faccio, rimodificato in senso, diciamo, positivo, di come maggior tutela della quiete pubblica e dell'esposizione delle persone al, diciamo, al minor rumore possibile. Quando alla fine si parla dell'entrata in vigore, ovviamente qui si parla di abrogazione di diversi regolamenti, presumo che questo regolamento ovviamente non verrà modificato, perché questo è un inciso che voglio, diciamo, mettere a verbale qui, quindi questa delibera di Consiglio Comunale, il regolamento per la protezione e esposizione al rumore, rimane vigente, perché c'è proprio un riferimento specifico dalla parte dell'articolo 28, questa era una... cioè, c'è da capire quali sono quelli che vengono eliminati e quelli no. Questo rimane in vigore, ok. Posto, grazie. Assessore Principi. Il lavoro che è stato fatto era più a livello sanzionatorio e di andare a sistemare per la pulizia e il mantenimento del verde privato, soprattutto quando va in adiacenza con le strutture pubbliche o con limitrofe alle strade, perché comunque si è avuto dei problemi in precedenza proprio su dei verbali. Allora, a maggior ragione si è lavorato subito su questo, prendendo di riferimento degli aspetti legali che c'erano stati segnalati. Poi, per carità, se dobbiamo poi andare a modificare tutto ciò che riguarda la quiete pubblica, si può andare a rivedere un attimino qual è la normativa vigente, ci si può lavorare come commissione e lo riporteremo di nuovo in Consiglio Comunale, nulla vieta. Però l'imminenza era questo articolo, cioè andare a modificare l'articolo 41. Possiamo procedere con il voto? Allora, votazione del punto numero 10, regolamento di pulizia urbana, tutela della città, della vita e dell'ambiente e convivenza civile. Favorevoli? Unanimità. E immediata esecutività? Stessa cosa. Unanimità.
Andiamo all'ultimo punto di questo lungo ordine del giorno. Come dove? Ah, ok, ho capito altri due. Beh, se ne facciamo uno al mese, ci sta, principio della buona amministrazione. Allora, punto numero 11, regolamento per la definizione delle zone comunali e per il rilascio dei pass necessari alla fruizione degli spazi appositamente predestinati, approvazione e integrazione. Allora, chiedo subito la parola il capogruppo Marchiani. Dica. Sì, grazie. Scusate. Grazie Presidente, vorrei far presente a tutti i membri del Consiglio Comunale, nello specifico ai membri della Commissione, che sono stato informato e quindi proporrò un emendamento, che c'è stata una modifica parziale rispetto alle richieste che avevamo fatto. E, allora mi spiego meglio, avevamo chiesto di fare due modifiche all'articolo 12, nel punto 6 di togliere tra gli enti, i soggetti che potranno chiedere un pass per svolgere la propria attività lavorativa, è stato tolto Telecom Italia, è stato aggiunto Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Quindi quello va bene. Per quanto riguarda il punto 7 bis, chiedevamo che doveva essere tolto il affine, cioè no parente o affine, ma tolto affine, e inserito coniuge, quindi coniuge e parente. Purtroppo nella trascrizione è rimasto soltanto il coniuge. Esatto, quindi io ho preparato, adesso ve lo sottoporrò ovviamente con la mia scrittura purtroppo quella che è, praticamente intanto ve lo leggo Presidente, emendamento al punto numero 11, ordine del giorno Consiglio Comunale 25 maggio 2022, articolo 12 punto 7 bis, ai residenti che utilizzano saltuariamente il veicolo intestato al coniuge o a un parente entro il primo grado non residente potrà essere rilasciato un pass di tipo R per il veicolo medesimo. Questo fondamentalmente, se non ricordo male, era quello che avevamo chiesto, che era stato recepito dal comandante, poi c'è stato un errore di trascrizione e quindi ecco, poi dopo metteremo un attimo una firma a conferma di questo emendamento. Io ho concluso, passo la parola all'assessore Tanfani. Prego assessore. Grazie. Grazie Presidente, grazie al capogruppo che ha fatto questa integrazione. L'altro articolo modificato è l'articolo 6, già qualcosa ha detto, abbiamo tolto la tele come ho messo Croce Rossa Protezione Civile, in più daremo un pass gratuito, allora questo perché si rende necessario? Perché da quest'anno il parcheggio di Via Ungheria, parcheggio Polenta, è diventato a pagamento. Perciò veniamo incontro a tutti i lavoratori non residenti a Loreto, logicamente, che parcheggiano, di dare un pass di parcheggio gratuito, solo ed esclusivamente in Via Ungheria, parcheggio Polenta. In altri parcheggi devono pagare, solo ed esclusivamente lì, dal lunedì alla domenica, perché non facciamo distinzioni di chi può lavorare in banca o in comune o a bar e ristoranti. L'altra modifica è stata già preannunciata dal capogruppo, non ci sono altre modifiche sostanziali. Interventi non ne vedo prenotati. Possiamo, esatto, prima dobbiamo votare l'emendamento e poi la... E il fascicolo è possibile averlo? Prima si vota l'emendamento. Okay. L'aveva preso i... Sì, sì, prima si vota l'emendamento. Però comunque siamo arrivati già in Consiglio Comunale, quindi... Ho capito, però il regolamento contiene... l'iter è già stato concluso. Allora, quindi l'emendamento al punto numero 11 dell'ordine del giorno, articolo 12 punto 7 bis, ai residenti che utilizzano saltuariamente il veicolo intestato al coniuge o a un parente entro il primo grado
non residente, potrà essere rilasciato il pass di tipo residente per il veicolo medesimo. Bene, possiamo votare l'emendamento. Favorevole? Favorevoli? Unanimità. A questo punto votiamo quindi la proposta emendata, esatto. E stessa identica votazione, unanimità e immediata esecutività. Terza votazione. Perfetto, unanimità. Bene. E, non ci sono comunicazioni, quindi possiamo congedare l'assemblea e ringraziare ovviamente tutti i cittadini che ci hanno seguito da casa. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.